l'università che ci ospita. Quindi, primissima cosa, io devo anzitutto ringraziare, sono onorato della presenza del rettore, dovremmo dire magnifico con un'espressione antica, ma del rettore dell'Università di Udine, al quale lascio subito la parola per l'indirizzo di saluto. Eccomi, buongiorno, grazie per il magnifico, ma insomma è uno dei retaggi del passato, come si diceva, ormai siamo proiettati nel futuro e voi stessi lo sottolineerete oggi. Io faccio gli onori di casa, in realtà sono a casa mia, quindi non so se è esattamente quello che ci si dovrebbe aspettare. Stamattina ero in rettorato. Per questi appuntamenti che sono dialoghi promossi dalla rivista Labor e che vede poi partecipare i condirettori, che ho letto dovrebbero essere dei seminari e degli dialoghi appunto itineranti. Certo, adesso itineriamo solo lungo i fili della rete del web, ma mi auguro che quanto prima si possa tornare a quella che poi ha una delle funzioni dell'università, no? Muovere i nostri cervelli oltre i nostri corpi e poter incontrare studiosi, esperti, soprattutto di materie di questo tipo e avere degli scambi utili. Detto questo, però, devo anche ringraziare sia chi ha avuto voglia di chi ha pensato questi incontri e ha avuto voglia e determinazione di mantenerli vivi anche con dei metodi cosiddetti a distanza. E perché credo che in questo momento sia importante dimostrare che l'università, ma soprattutto la discussione, il dibattito su temi come quelli del diritto del lavoro, che sono attualissimi, debbano essere mantenuti vivi anche in condizioni che possono sembrare per alcuni di un semi-letargo. Io voglio ringraziare i relatori, naturalmente, di essere qui presenti, anche se appunto telematicamente, ognuno da dove ha potuto collegarsi, ricordando poi, se non ho letto nomi e guardato un pochino la storia di ciascuno di voi, l'appartenenza all'Università di Padova, Bologna, Trento, Milano, Roma, oltre al professor Mazzotta dell'Università di Pisa. Quindi una bella concentrato di accademia che rende ancora più importante questo tipo di evento. Come al solito, insomma, i seminari, i convegni, insomma, li rendono importanti non tanto i saluti del rettore di turno, pro tempore, come viene detto, ma della qualità dei relatori. E vorrei salutare naturalmente anche tutti coloro che hanno avuto voglia di connettersi, che ritengono importante partecipare a questo tipo di discussione, di dibattito. Per le tematiche del lavoro, io per quello che posso vedere e seguire, oggi un rettore si presenta anche come e soprattutto in questo periodo come un gestore anche del lavoro che si svolge presso l'università con categorie lavorative molto diverse e devo dire che nei primi 6 mesi di mio rettorato, che non avrei mai immaginato così sconvolgenti, ho imparato molto sul lavoro e del diritto al lavoro. Ciò deriva anche dal fatto che a Udine c'è un gruppo piuttosto forte che si occupa di questo e piuttosto determinato, non credo di doverlo dire, i relatori conoscono bene le nostre giuslavoriste, a parte Marina Brollo, Valeria Fili e Anna Zilli, insomma, lavorano molto anche nella ricerca. Però, insomma, mi hanno anche dato modo loro di concentrare un attimo di attenzione sul fatto che siamo a 50 anni dalla promulgazione dello Statuto dei lavoratori, che credo, insomma, dopo 50 anni, quantomeno una manutenzione, non so se c'è la possibilità di ricavare il 110%, ma ci si potrebbe ragionare, credo che sia ora. E poi con una pandemia che credo abbia non solo dato l'idea del cambiamento, tutti stiamo pensando al prima e dopo, come riportato anche nel titolo della vostra rassegna, ma credo che abbia accelerato anche molto transizioni che ci si aspettava dovessero succedere in tempi relativamente più brevi, anche se tutti dicevamo che erano così rapide. Sto pensando al cambiamento del mondo del lavoro per la digitalizzazione. Quindi io credo che
mai come ora discussioni di questo tipo e il parere di studiosi e l'interlocuzione con gli esperti e la divulgazione e disseminazione del sapere sia importante in questo momento in cui dovremmo probabilmente dare anche far sentire la nostra voce, dico nostra come accademia, anche a chi dovrà prendere in tempi rapidi e forse non sempre con l'adeguata concentrazione, diciamo, delle iniziative importanti per stare velocemente dietro al mondo che sta cambiando. Io, proprio perché è importante quello che direte, non voglio togliere altro tempo alle relazioni e voglio ringraziare ancora di nuovo i relatori e gli organizzatori. Ringrazio anche per aver scelto la sede di Udine, per quanto telematica, ma insomma ci saranno delle nuove versioni, potremo incontrarci di persona. E, ma lo ritengo anche un riconoscimento al lavoro e al contributo che Udine può dare in questo ambito e buon ascolto a tutti, naturalmente, coloro che hanno avuto voglia, hanno piacere di connettersi con questo evento e che poi naturalmente avranno anche il compito di divulgare il verbo, come si dice. Ecco, buon lavoro a tutti. La cosa utile, interessante, positiva dei collegamenti a distanza è che non è necessario, non viene spontaneo fare gli applausi, non c'è da applaudire a dei saluti di benvenuto, ma semplicemente io voglio ancora ringraziare tutti e veramente augurare buon lavoro. So che questo è il secondo appuntamento dopo Venezia e naturalmente siamo come Udine pronti, prontissimi a dare spazio e risalto a tutti gli altri che verranno fatti nel prossimo futuro. Arrivederci, buon pomeriggio e buon lavoro a tutti, naturalmente. Grazie Rettore, e colgo la palla al balzo. Per prima cosa mi segnalano che la seguente necessaria operazione: chi non parla o non è in quel momento impegnato dovrebbe spegnere audio e video, perché così vediamo chi sta parlando, il relatore che parla in quel momento. Ecco, cortesemente, grazie. Poi velocemente saluto qualche persona che ho visto in video, per esempio il presidente Piero Martello è passato un attimo, lo saluto e quindi gli mando un saluto telematico. Colgo appunto la palla raccolgo l'assist del rettore per dire che in effetti avremmo dovuto in questo 2020, e del resto a questo aveva pensato l'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro, occuparci del mezzo secolo dello Statuto dei Lavoratori. Siamo invece stati, come dire, travolti da questa vicenda del tutto inaspettata e stiamo qui inchiodati a rimuginare, ripensare, riverificare quello che sta accadendo, quello che potrà accadere nell'immediato futuro, quello che potrà accadere. Prego, ripeto, forse non, qualcuno non mi ha sentito, chi non dovesse parlare o non, in questo momento non è impegnato, dovrebbe spegnere l'audio e il video, così concentriamo l'attenzione su chi parla. Dicevo, invece, siamo qui inchiodati a discutere invece di emergenza e riemersione. Ma dei nessi fra le due, come dire, uno, un anniversario che è quasi d'obbligo celebrare, quello dello Statuto, l'altro invece, appunto, un'emergenza che ci ha precipitati in una dimensione nella quale non pensavamo di essere precipitati, ecco, ambedue questi fatti, per così dire, sottoposti ad una valutazione culturale, hanno una cosa in comune, hanno in comune un processo di accelerazione. Per esempio, senza tanti esempi, la pandemia sta accelerando determinati processi che riguardano il mondo del lavoro, ne vedremo le conseguenze nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo Statuto anche a suo modo ha costituito un momento di accelerazione dell'emersione di determinate
dimensioni del diritto all'interno delle fabbriche. Quindi sotto questa etichetta dell'accelerazione dei processi evolutivi si possono collocare i due eventi. Ma torniamo a noi. Questo è il secondo incontro, come è stato già detto, e ho già detto l'altra volta, ho usato appunto la metafora dell'emersione, no? Che caratterizza le due parole poste in esergo all'intitolazione di questi dialoghi, hanno la stessa radice. Il male che emerge e il tentativo di riemergere da una situazione di difficoltà. I temi messi in campo, anche questi li abbiamo esaminati, li ho ricordati rapidamente nella scorsa introduzione e non sto qui a ribadirli, se non per ricordare che la scorsa volta ci siamo occupati dell'evento, diciamo, della conseguenza più palpabile che ha ancora degli strascichi anche applicativi notevolissimi, cioè il tema della sicurezza, come si riprenderà l'attività in condizioni di massima sicurezza. Abbiamo esaminato le conseguenze economiche sul piano degli ammortizzatori sociali, sul piano delle fonti di regolazione. Quindi il dialogo sociale, fonti di regolazione delle conseguenze lavoristiche. Abbiamo parlato di modelli contrattuali e soprattutto di quello che è al centro delle discussioni di oggi e di domani e che ha subito la maggiore accelerazione, cioè il lavoro agile, il lavoro a distanza, e di altri aspetti che ricordano l'economia post-bellica, come ad esempio il blocco dei licenziamenti. Oggi quest'ultimo tema sarà affrontato nuovamente sotto altra angolazione e invece entreremo a parlare di ulteriori aspetti significativi. Comincerà Carlo Cester, a cui darò subito la parola, che entra nel cuore del contratto individuale di lavoro, cioè quali sono le conseguenze immediate della sospensione dei rapporti di lavoro per il periodo staremmo per dire. Evoca la carcerazione preventiva, gli effetti sul rapporto di lavoro della carcerazione preventiva, effetti economici, effetti strutturali, temi delicatissimi per i quali voglio dire chiunque svolga anche un'attività professionale oltre a quella accademica e di studio sa bene che è stato interessato da una miriade di domande relative allo status o ai diritti, per esempio, legati ha dei benefit tipo per esempio i buoni pasto. Questo è un tema caldissimo. Spetterà il buono pasto a chi sta a casa e non può andare a lavorare. Un esempio veramente minimo, ma insomma il tema è importante. Poi Arturo Maresca ci parlerà dello sfondo generale in cui si muove l'economia quasi di guerra della quale stiamo discutendo, che è uno sfondo di prospettiva, se alla luce della pandemia e delle sue possibili conseguenze, come si debba orientare la risposta dell'ordinamento, se accentuando la flessibilità o ritornando per tutelare il lavoro ad antiche rigidità. Luca Nogole ci parlerà di ammortizzatori sociali, in particolare nel settore dell'artigianato. Un respiro più ampio ci ha garantito Marcello Pedrazzoli, inserendo le novità legislative, le rotture di determinati assetti consolidati nel quadro della Costituzione economica, e appunto Franco Stapelli, come dicevo prima, ritornerà sul tema dei licenziamenti. Io non ho finito di dar noia e comincio subito col dare la parola all'amico Carlo Cester. Prego, io mi ritiro e prenderò la parola dopo. Grazie Oronzo, grazie per l'invito a partecipare a queste prime riflessioni su questa vicenda e questa nuova legislazione che in qualche modo tenta di regolamentare questa vicenda. La prospettiva della quale mi occuperò è, lo ha detto già prima Oronzo, in qualche misura un po'. Per un verso riguarda il cuore del rapporto di lavoro, per altro verso forse può considerarsi un pochino
periferica di minor spessore. Ecco, però credo che possa essere utile e anche interessante una rapidissima ricognizione di queste nuove fonti normative per misurare quella che è l'incidenza di questi recenti interventi normativi sui meccanismi di sinallagmaticità del rapporto di lavoro. No? Perché qui si evoca un evento caratterizzabile, qualificabile come impossibilità, però la declinazione, diciamo, di questa vicenda è un po' più articolata e fa sorgere una serie di problemi, distinguendo tra la fase 1 ormai esaurita e la fase 2, perché diverse sono le prospettive dei meccanismi di sospensione e delle varie tutele distribuite dal legislatore. Per arrivare poi, non credo che la farò, ma insomma vedrò di prospettarla, a una valutazione un po' di tipo sistematico, dalla quale, a mio parere, anticipo subito quelle che potrebbero essere delle conclusioni, dalla quale risulta confermato, a mio parere, il principio della sinallagmaticità del rapporto, nel senso che tutte le situazioni, i meccanismi, le ipotesi nelle quali non opera il meccanismo di sinallagmaticità, devono sostanzialmente essere previsti e regolati dal legislatore, altrimenti vanno avanti e si impongono le regole del diritto comune. Ecco, fatta questa breve premessa, passerei a trattare distintamente degli obblighi del datore di lavoro e di quelli del lavoratore, dell'obbligo di prestazione. Per quanto riguarda l'obbligo del datore di lavoro, lasciamo stare l'obbligo retributivo, come ben sappiamo, che non soggiace al meccanismo della impossibilità. Ma quello di cui ci occupiamo e dobbiamo occuparci è invece l'obbligo, o meglio l'onere, a carico del datore di lavoro di offrire, di predisporre il cosiddetto substrato della prestazione di lavoro. E perché l'epidemia e gli interventi normativi vanno appunto ad incidere proprio su questo substrato. Beh, diciamo che in linea generale qui ci si trova di fronte a un classico caso di impossibilità, classico caso che dà luogo all'intervento della cassa integrazione ordinaria. L'intervenire cioè di un evento di carattere temporaneo non imputabile. Il factum principis, che è dato appunto dalla chiusura delle attività produttive, funziona appunto così come ha sempre funzionato in materia di cassa integrazione ordinaria. Qui già la volta scorsa Riccardo Del Punta, che si era occupato degli ammortizzatori sociali, aveva in qualche modo lamentato o segnalato la mancata adozione di una clausola generale di cassa integrazione, una sorta di CIG per Covid-19. Però in realtà il meccanismo più o meno è quello, un fatto imprevedibile, temporaneo, che impone la chiusura e che va a tutelare in qualche modo gli interessi di entrambe le parti del rapporto. Non c'è dubbio che è tutelato l'interesse del lavoratore in un'ipotesi di sospensione per fatto appunto non imputabile al datore, va a tutelare ancora il rischio del lavoratore a fronte del licenziamento attraverso il blocco dei licenziamenti, ma è tutelato a mio parere anche il rischio e la posizione del datore di lavoro. Perché se è vero che nella normale declinazione della cassa ordinaria, della cassa integrazione ordinaria per eventi non imputabili e temporanei, si tratta di un intervento volto a regolare in qualche modo la disciplina del rapporto in vista di una sua ripresa, qui ci troviamo di fronte ad un intervento di cassa integrazione che serve anche, come potremmo dire, per una conservazione della possibilità di adempiere, consentitemi questo salto, cioè conservazione della possibilità di riaprire. In fondo questi interventi sono mirati anche a questo, non solo a regolare
la disciplina del rapporto nel momento della sospensione, ma anche a porre le condizioni perché l'attività lavorativa, il substrato della prestazione, possa riprendere una volta che sia venuto meno l'ordine di chiusura. E qui allora si passa alla fase della riapertura più o meno graduale. E qui la sinallagmaticità, quindi l'esistenza e la correlazione tra le obbligazioni rispettive del rapporto, riprende normalmente, ma possono verificarsi delle criticità dalla parte del datore di lavoro, sempre con riferimento alla necessaria predisposizione del substrato della prestazione, per l'evidente ragione che questo substrato della prestazione deve rispettare quelle che sono le misure di sicurezza, sulle quali si è già soffermata Maria Teresa Carinci 2 settimane fa e che quindi non voglio ulteriormente ricordare. Ricordava Maria Teresa come si potesse dare come indicazione di massima la necessità che fossero approntate non solo le misure di sicurezza, non solo quelle ordinariamente stabilite dalle norme di carattere generale, la cosiddetta messa in sicurezza, ma forse anche una serie di misure innominate come interventi, test e via di seguito, che possono rispettare in modo più adeguato, più completo il precetto del 2087. Volevo soffermarmi invece un attimo di più rispetto a quello che ha detto Maria Teresa a suo tempo circa il possibile rifiuto da parte del lavoratore di una prestazione di lavoro per la quale possano permanere dei rischi in materia di sicurezza dal contagio. Cioè qual è l'inadempimento che giustifica il rifiuto della prestazione di lavoro? Qui forse il problema è un pochino più articolato, un pochino più delicato e forse la legittimità del rifiuto si potrebbe giustificare in presenza della mancata attuazione delle misure, diciamo, nominate, fondamentali di sicurezza. Dopodiché il passaggio è all'applicazione dell'articolo 1460 della eccezione di inadempimento, con quella particolare diciamo declinazione che mi ha dato la giurisprudenza anche più recente, in generale con riferimento al rifiuto del lavoratore di prestare attività lavorativa non in condizioni di sicurezza, quella particolare declinazione, dicevo, che garantisce al lavoratore non solo il fatto di non essere inadempiente nel momento in cui rifiuta la prestazione, ma anche il diritto alla controprestazione, che nella logica dell'impianto del 1460 non è poi così sicuro e anzi potrebbe dirsi che può essere escluso. Gli interventi della Cassazione su questo punto sono quelli del 2016, dell'836 e del 2015, sono abbastanza sintetici, affermano però questo principio per cui il lavoratore non può subire conseguenze sfavorevoli per l'inadempimento del lavoro. Passando adesso alla prestazione di lavoro, vedo di andare un pochino veloce perché vorrei stare nei tempi attribuitimi. Passando alla prestazione di lavoro e alla individuazione della qualificazione della sorte delle varie possibili assenze, quindi mancanza di prestazione, certo non ci sono problemi quando c'è stata la chiusura, per factum principis, si è verificata una sospensione coperta con gli ammortizzatori sociali, laddove vengano meno gli ammortizzatori sociali, fino a che dura il blocco dei licenziamenti c'è ugualmente la tutela per il prestatore di lavoro e dopo però questa tutela non c'è più. Assenza adesso per situazione diretta di infezione da coronavirus. Come sappiamo l'INAIL ha qualificato di poter qualificare l'assenza da infezione come infortunio sul lavoro in occasione di lavoro, sulla scorta di quella tradizionale equiparazione tra la causa violenta e la causa virulenta. Quindi di per sé non c'è nulla di nuovo.
Diciamo che con particolare riferimento a questo tipo di infezione e di epidemia, il problema della definizione e della tutela del prestatore di lavoro di questo tipo di assenza, infortunio, è complicato dal fatto che ha un peso particolare la verifica dell'altro requisito, cioè l'occasione di lavoro. L'articolo 42 del decreto legge 18, infatti, parla proprio di questa equiparazione, e se non è infortunio sarà però malattia ordinaria, ma sottolinea proprio che si tratta di un meccanismo nel quale va verificato l'occasione di lavoro. E l'occasione di lavoro, cioè il fatto che il lavoro costituisca le condizioni di rischio, prefiguri le condizioni di rischio per il verificarsi dell'infortunio, crea dei problemi non irrilevanti. La tipologia di questa infezione, di questa epidemia, di questo contagio, fa sì infatti che non sia affatto automatica la verifica dell'occasione di lavoro, non sia facile, agevole, come è magari nella maggior parte dei casi, la verifica dell'occasione di lavoro. Tant'è che l'INAIL, in una circolare, credo nota a tutti, la numero 13, se non ricordo male, di quest'anno, ha dato delle indicazioni per cercare di individuare meccanismi sufficientemente affidabili, mai certi, perché di certezza non si può parlare, ma meccanismi sufficientemente attivabili per poter ritenere che, in ragione di criteri di tipo epidemiologico, di tipo anamnestico, di contatti del lavoratore, di tipo, come dice la circolare, circostanziale, e si possa alla fine ad arrivare ad una formulazione abbastanza precisa dell'occasione di lavoro e quindi della indennizzabilità dell'infortunio. Infortunio che tutela dell'assenza, che viene poi estesa anche all'infortunio in itinere, anche se qui sottolineo la singolare inversione che si verifica a proposito dell'infezione da epidemia, a proposito dell'uso dei mezzi di trasporto. E qui l'uso del mezzo privato, che è sconsigliato in generale perché il lavoratore deve usare il mezzo pubblico e quindi il mezzo privato lo può usare solo se necessitato, in questa situazione è proprio l'uso del mezzo privato ad essere necessitato, vista la possibilità di contagio che deriva dall'uso del mezzo pubblico. Non mi soffermo perché andrei fuori tema, ma la accenno. La grossa questione, sempre quando parliamo dell'assenza qualificata come infortunio, è la grossa questione della conseguente responsabilità civile del datore di lavoro. Ma andrei, sarebbe un fuor d'opera e quindi mi fermo. Altre assenze che sono considerate dal legislatore, beh, quella del periodo di quarantena, l'articolo 26 del decreto 18,1, il periodo di quarantena, cosiddetta di quarantena, che viene equiparato alla malattia e che espressamente viene dichiarato non computabile nel periodo di comporto. Se poi dopo la quarantena arriva anche l'infezione, diciamo che retroattivamente anche il periodo di quarantena viene trattato come infortunio. Qualche problema spicciolo, se vogliamo, ma che non mancherà di proporsi, può riguardare le assenze del lavoratore per obbedire a regole stabilite nel protocollo aziendale, quello per esempio di stare a casa, essere assenti nel momento in cui ci sono stati contatti con persone positive. Anche questo si può dire che è equiparato a malattia, anche se c'è un problema di giustificazione nei confronti dell'INPS, più che del datore di lavoro, perché nei confronti del datore di lavoro si autogiustifica. Se c'è il rispetto del protocollo aziendale non c'è problema di giustificazione. La giustificazione invece nei confronti dell'INPS. Un altro problema è quello dell'assenza per impossibilità di spostamento, sempre per ordine dell'autorità, per esempio tra regioni. Pensiamo a tutte le zone confinanti tra una regione e l'altra, in cui uno abita in una regione e lavora nell'altra. Ecco, anche qui dovremmo, credo, concludere per la equiparazione di questa assenza alla malattia. Ci sono poi delle altre norme, e faccio un cenno molto rapido, che
tendono a proteggere determinate assenze in ragione della particolare debolezza dei prestatori di lavoro che si assentano. Stiamo parlando dei disabili gravi, degli immunodepressi, articolo 26,2, in base alle requisiti e alle prescrizioni della legge 104, oppure con un'apposita certificazione. Qui l'assenza viene equiparata al ricovero ospedaliero e quindi con la disciplina relativa. E resta un problema scoperto, che è quello dei lavoratori che, pur non essendo disabili gravi come tali qualificati dalla 104 e nemmeno immunodepressi, siano tuttavia in una situazione di particolare fragilità e quindi lavoratori per i quali la possibilità del contagio, quindi il rischio del contagio, può determinare delle condizioni, delle situazioni particolarmente difficili. E qui quale può essere la soluzione? Certo, l'utilizzo dei vari sistemi di flessibilità, ma se una volta che si siano esauriti questi meccanismi, dei quali anche l'altra volta si è parlato, esempio il lavoro agile, e a quel punto sarà difficile evitare che ci si trovi di fronte ad una forma di inidoneità, inidoneità magari parziale, che potrebbe portare anche alla situazione del licenziamento, coperta dal blocco, quindi solo a partire dalla fine del blocco, oppure anche prima, visto che questo non sarebbe un licenziamento direttamente riconducibile all'articolo 3, al giustificato motivo, ma forse la soluzione, a mio parere, potrebbe essere anche invece nella direzione opposta, attraverso una lettura dell'articolo 3 che ricomprenda anche quelle ipotesi nelle quali l'organizzazione del lavoro non sia più in grado di conservare il posto al lavoratore in ragione di una sua specifica situazione anche di debolezza. Qualche breve considerazione, poi chiudo e lascio la parola agli altri, semmai magari se c'è un secondo giro. Qualche breve considerazione sull'atteggiamento legislativo del decreto 18, essenzialmente di protezione e di incentivo alle assenze, inteso come uno strumento di contenimento del contagio e nello stesso tempo come uno strumento per la cura familiare. C'è il congedo straordinario dell'articolo 23. Norme e istituti che non è che abbiano questo grande peso, basta pensare che questo congedo straordinario non può durare più di 15 giorni, quindi si tratta di interventi di peso tutto sommato non particolarmente significativo. Diciamo che esprimono un po' una linea di tendenza, un orientamento che sottolinea proprio questa volontà del legislatore di incentivare le assenze e di darvi una protezione. Ecco, questa è l'ipotesi del congedo straordinario per la cura familiare dei figli di età fra i 12 e i 16. Prima dei 12 non se ne parla, dopo i 16 nemmeno, però si riferisce alla sospensione dei servizi educativi e delle attività delle scuole di ogni ordine grado. Ecco, in questa ipotesi, a condizione che non ci sia un altro genitore protetto da ammortizzatori sociali, o non ci sia un altro genitore che sia disoccupato o senza o che non sia non lavoratore, quindi in grado di accudire ai figli, e alla base di queste condizioni scatta però questo diritto al congedo straordinario con questo limite dei 15 giorni, con la garanzia dell'indennità al 50%. E poi c'è questo altro istituto di una certa rilevanza, che è questo diritto di astenersi dal lavoro alle stesse condizioni di prima, sempre nel caso con riferimento alla sospensione dell'attività scolastica, ma per tutto il periodo di sospensione, senza indennità, senza contribuzione figurativa, ma appunto assenza protetta, e quindi tale da impedire il licenziamento, con un divieto di licenziamento che è autonomo, specifico e particolare di questo istituto, cui si aggiunge la formula aggirativa, non è molto felice, se vogliamo, perché si parla di divieto di licenziamento e poi di conservazione del rapporto, diritto alla conservazione del rapporto. Può essere che questa seconda espressione, se non la si vuole ritenere una mera ripetizione della prima,
faccia riferimento al diritto alla conservazione delle stesse condizioni di svolgimento del rapporto, penso alle mansioni, per esempio. Da ultimo, e chiudo questa breve carrellata, il discorso sulle ferie, per le quali tutta una serie di, anche nei vari DPCM c'è tutta una serie di raccomandazioni per l'utilizzo, e quindi un incentivo a questa assenza per i lavoratori privati. Del resto il 2109 attribuisce al datore di lavoro il potere di individuare il quando delle ferie. Qui c'è, e qui veramente l'ultima osservazione, poi chiudo, e qui c'è veramente una previsione che segna ancora una volta la grande differenza, e vorrei dire la disparità di trattamento non del tutto giustificabile tra lavoro pubblico e lavoro privato. E perché i lavoratori privati, laddove siano esaurite le ferie, laddove siano esauriti gli strumenti di sospensione, gli ammortizzatori sociali, e laddove sia anche chiuso, concluso il blocco dei licenziamenti, resta esposto alle regole della corrispettività e della sindacalcriticità del rapporto, per cui difficilmente riuscirebbe a conservare il posto di lavoro. E invece i lavoratori pubblici, parlo dell'articolo 87, comma 3, dopo che l'amministrazione ha esaurito tutti i vari strumenti di flessibilità, come il lavoro agile, come le ferie pregresse, parentesi, difficile pensare che i dipendenti pubblici abbiano molte ferie pregresse, però è possibile. Dopo di ciò, che cosa c'è? C'è questo istituto della esenzione dal servizio, che però costituisce a tutti gli effetti servizio prestato e dunque integralmente retribuito, con una eccezione, e raccolgo la tua provocazione, Oronzo, con riferimento alla questione di buoni pasto, con riferimento proprio al caso degli enti pubblici e del lavoro pubblico, si dice espressamente che non spetta l'indennità di mensa, che potrebbe essere un criterio interpretativo quasi da utilizzare in via analogica per risolvere il problema dei buoni pasti nel privato. Ecco, io non mi soffermerei oltre, spero di avervi dato un po' l'idea di come tutti questi meccanismi di sospensione e di assenze siano regolati da un comune obiettivo che è quello di salvaguardare il più possibile la prosecuzione del rapporto e la conservazione del posto alle stesse condizioni, ma nella consapevolezza che laddove manchino questi specifici interventi non potrà non riprendere vigore la piena sindacalcriticità e corrispettività del rapporto di lavoro. Ecco, io mi fermo qui. Grazie Carlo, come avevo anticipato, siamo entrati dentro la dinamica del rapporto di lavoro e quindi abbiamo esaminato buona parte delle problematiche concernenti questa non voluta impossibilità sopravvenuta della prestazione. Adesso con Arturo Maresca, a cui do subito la parola, come dire, vediamo la problematica che ci interessa più dall'alto, mi pare di capire, in una prospettiva di scelte legislative o scelte dell'autonomia collettiva che dovranno favorire eventualmente una ripresa dell'economia e del lavoro e quindi potranno essere scelte orientate verso un'accentuazione della flessibilità o verso la rigidità. Di questo ci parlerà Arturo, al quale do la parola volentieri. Grazie, grazie Oronzo, grazie Marina per l'invito. Sì, io farò un breve intervento su questi aspetti, partendo però da quello che diceva Oronzo e riprendendo anche qualche cosa che diceva Carlo. Siamo di fronte, come sappiamo bene, a una situazione assolutamente straordinaria, drammaticamente straordinaria. Che ha messo in moto meccanismi di interventi normativi per gestire la situazione contingente. E questo già è un punto importante di osservazione. Però quello che è più importante è capire se questi interventi contingenti sono destinati a lasciare traccia
nella nostra materia, quando speriamo presto questa situazione di emergenza sarà passata. Noi sappiamo che il diritto del lavoro, non voglio dire che vive in una situazione di permanente emergenza, ma è spesso interessato da situazioni di emergenza. Mi ricordo quando ci fu quel libro di Lello De Luca, di Luciano Ventura, sul diritto del lavoro nell'emergenza, che proprio in quell'occasione cercava di trovare delle linee di sviluppo della materia. Adesso l'emergenza è ben più drammatica e stiamo facendo un po' la stessa cosa. E le situazioni che abbiamo sotto gli occhi sono in effetti straordinarie. Io mi ero preparato un esempio per dimostrare questa straordinarietà, ma poi ne aggiungerò altri due avendo sentito Carlo. L'esempio che volevo diciamo ricordare è quello di una modifica dell'organizzazione del lavoro, perché qua quello che si sta modificando radicalmente è l'organizzazione del lavoro, addirittura i luoghi di lavoro, poi l'organizzazione del lavoro e poi il diritto del lavoro. Io sono per esempio stato colpito dal fatto che nel giro di pochi giorni i grandi call center delle grandi imprese di call center, di telecomunicazioni, sono stati in pochi giorni riconvertiti dal lavoro in questi luoghi che a noi sembravano luoghi paradigmatici del diritto del lavoro, in luoghi dove non c'è più nessuno, ma continua il servizio di call center da remoto, da casa. È straordinario. Uno si domanderebbe, ma come mai non ci hanno pensato prima a fare questa operazione che consente al servizio di funzionare perfettamente senza più quel luogo, il call center, che era così diciamo un luogo di riferimento. Ma poi ci sono altri esempi. Quello che diceva Carlo prima mi ha ricordato un punto. Lui parlava di misure innominate della responsabilità dell'articolo 2087, la norma di chiusura del sistema della sicurezza e così via. È stato approvato ieri, l'altro ieri, un emendamento che dice che l'adempimento dell'obbligo di sicurezza in base al 2087 avviene con il rispetto dei protocolli. In un primo tempo il decreto legge 33 del 2020 aveva all'articolo 1,14 individuato i protocolli come protocolli del 24 aprile, quelli regionali e così via, come fonte dell'obbligo di sicurezza. Adesso l'emendamento che stranamente viene previsto in un altro decreto prevede che l'adempimento dell'obbligo di sicurezza del 2087 avviene con il rispetto del protocollo, quindi l'obbligo di sicurezza generale, le misure innominate si esauriscono in quei provvedimenti, quindi una svolta nel 2087. Ma l'altro esempio anche che faceva Carlo, i lavoratori fragili, confesso che io insomma non è che avevo presente questa categoria di lavoratori, che adesso è una categoria che è emersa fortemente, anche se non è definita, perché abbiamo diverse individuazioni di lavoratori fragili, che sono fragili per motivi di salute, per motivi di età e così via. E hanno norme speciali, per esempio quella norma che dice che non si possono licenziare nel decreto rilancio, non si possono licenziare per inidoneità, dimostrando così che non abbiamo un divieto generale del licenziamento per inidoneità. E poi l'argomento da ultimo che ha toccato Carlo, quello delle ferie. Abbiamo avuto una serie di accordi collettivi sulle ferie, secondo me di straordinario interesse, dove le parti hanno reso la disciplina collettiva delle ferie derogabile individualmente per la parte eccedente le 4 settimane, per consentire che i lavoratori utilizzassero quelle ferie per darle ad altri lavoratori in difficoltà, ben oltre la previsione dell'articolo del dato normativo, ma anche per monetizzarle e donarle a strutture sanitarie in questo momento sotto pressione. Ecco, in tutto questo si pone il tema che noi solitamente definiamo rigidità, flessibilità.
Qui non c'è dubbio, lo diceva Oronzo all'inizio, che la tipologia contrattuale più diciamo utilizzata è quella del lavoro agile. Io direi del lavoro agile emergenziale, perché quello un istante. Sì. Posso del lavoro agile emergenziale, che è quello che noi stiamo vedendo in questo momento e che sicuramente rimarrà anche in futuro, cioè perché l'organizzazione delle imprese, l'organizzazione del lavoro delle imprese utilizzerà il lavoro agile. E il lavoro agile si è sviluppato in due direzioni: un lavoro agile a protezione appunto dei lavoratori più deboli, dove il legislatore è intervenuto riconoscendo un diritto al lavoro agile, anche se è un diritto non facilmente, almeno per me, comprensibile nelle modalità di esercizio di questo diritto, perché c'è un diritto al lavoro agile, per esempio per i lavoratori che hanno disabili o che sono parenti di disabili, e poi si dice a condizione che la prestazione possa essere eseguita. Ma allora poi la domanda è: ma chi sceglie le modalità di esecuzione della prestazione agile? Però il lavoro agile è interessantissimo anche per quell'aspetto che per me è stato molto utile di rendere evidenti alcuni problemi che erano meno evidenti prima. Per esempio il tema della disconnessione. Io ho avuto sempre difficoltà a comprendere il tema della disconnessione, lo confondevo con quello delle pause di lavoro. Ho capito bene che l'uso che viene fatto adesso della disconnessione deve essere diverso, cioè un momento nel quale al lavoratore agile non può essere, diciamo, trasmessa una richiesta di lavoro perché la esegue successivamente, non deve essere sollecitato. Quindi un lavoro agile che sarà sicuramente un modello quando finirà di essere un lavoro agile emergenziale e diventerà un normale strumento strumento di utilizzazione della prestazione lavorativa. E poi arrivo al tema, quello del contratto a termine. Qui noi abbiamo avuto, come sappiamo tutti, alcuni interventi del legislatore. Il primo, che è stato veramente un intervento emergenziale, nel decreto Cura Italia, con quell'articolo 19 bis che è stato inserito dalla legge di conversione, che si preoccupava di un tema, quello di rimuovere i divieti che non rendevano praticabile la stipulazione di contratti a termine o forse anche di proroghe dei contratti a termine per le imprese che avevano una cassa integrazione in atto, così come non era praticabile la somministrazione per chi aveva una cassa integrazione in atto. Il legislatore interviene e rimuove quei divieti, addirittura con una norma che viene definita di interpretazione autentica, almeno nella rubrica dell'articolo 19 bis, per poi, diciamo la verità, avere nella disciplina della norma, nella formulazione della norma, qualche incoerenza, perché si dice che la disciplina deroga a quella dell'articolo 32 e 20, quindi diciamo un'interpretazione autentica in deroga mi sembra una cosa difficile. Ma perché quella norma è interessante? Perché prende atto che questa causa integrabile Covid, che a me sembra una cosa molto diversa dalle altre cause integrabili, rende possibile l'operazione di mantenere, che apparentemente è molto singolare, di mantenere un'occupazione a termine, di rinnovare contratti a termine, di prorogarli, ancorché si faccia ricorso alla cassa. E poi abbiamo la norma del decreto rilancio, dove il legislatore in effetti interviene sulle famose causali inserite dal decreto dignità. E questo è un fatto, secondo me, molto interessante. La norma è una norma non chiarissima, perché è una norma, prima cosa, che ha un ambito applicativo piuttosto limitato, perché si riferisce ai soli contratti a termine che erano in essere il 23 febbraio
di quest'anno, quindi non riguarda i nuovi contratti a termine, ma riguarda soltanto i contratti a termine che erano in essere in quel momento. Già questa delimitazione dell'ambito applicativo dimostra che questa norma è, credo, una norma che si pone un problema non tanto di flessibilità, come pure viene detto, perché la norma si apre dicendo che essa viene prevista per sostenere le imprese nel riavvio dell'attività. In effetti la norma ha un'altra funzione che si correla a quella previsione in materia di blocco dei licenziamenti e si correla ancora di più con una norma molto singolare dell'articolo 46 che prevede la possibilità, non so quanto sarà praticata, del datore di lavoro che ha licenziato di revocare il licenziamento al solo fine di mettere il lavoratore il cui rapporto è stato ripristinato attraverso la revoca del licenziamento di metterlo in cassa. Che cosa intendono realizzare queste norme? Intendono realizzare un mantenimento dell'occupazione col blocco dei licenziamenti o in questo caso favorendo le proroghe o i rinnovi. E quindi il legislatore, come se volesse dire alle imprese: guardate, agevoliamo quelle proroghe, quei rinnovi dei contratti a termine per consentirvi, ove possibile, di mantenere quella occupazione, in modo tale che la pandemia non provochi un effetto che è quello più drammatico della perdita dell'occupazione dei lavoratori temporanei, che sono di norma quelli meno protetti, perché la cassa integrazione interviene per i lavoratori a tempo indeterminato, ma se un contratto a termine scade e non viene rinnovato, quel lavoratore perde l'occupazione. Quindi è una prospettiva, quella di questo intervento legislativo, che è finalizzata a favorire il mantenimento dell'occupazione, rimuovendo i vincoli delle causali. Quindi dice il legislatore, cosa che non diceva l'articolo 19 bis del decreto Curitalia, dice il legislatore, si possono effettuare rinnovi o proroghe senza bisogno delle causali. Le causali quindi non operano più. Operano naturalmente tutti gli altri limiti, cioè i 24 mesi, il numero delle proroghe e così via, ma non c'è la causale. Soltanto non c'è la causale fino a quando? Perché poi il legislatore aggiunge che la deroga alla disciplina delle causali per le proroghe e per i rinnovi opera fino al 30 agosto. E allora qui si pone un problema interpretativo di capire se entro il 30 agosto io posso prorogare il contratto a termine o posso rinnovare contratti a termine che erano in essere il 23 febbraio che si sono estinti e li rinnovo, e quindi potrei procedere addirittura fino al 30 agosto alla proroga e al rinnovo, oppure se la disposizione pone un limite anche alla durata della proroga, anche alla durata del contratto a termine rinnovato, facendo sì che questo contratto prorogato e questo contratto rinnovato debbano necessariamente estinguersi al 30 agosto di quest'anno. Ecco, se dovesse prevalere questa interpretazione, che peraltro il Ministero del Lavoro, in quelle risposte che appaiono sul sito l'altro ieri, ha avallato, beh, la norma sarebbe, diciamo la verità, di pochissima utilità, perché consentirebbe la proroga o il rinnovo con una durata che non potrebbe andare oltre il 30 agosto. Mi domando come si possa dare un'interpretazione così contraddittoria rispetto all'incipit della norma, che dice appunto che questa norma è finalizzata a sostenere il riavvio delle imprese, il rilancio delle imprese. Se noi pensiamo che le imprese ad agosto avranno fatto il rilancio, beh, penso che pensiamo una cosa che è assolutamente inverosimile.
Quindi io penso che questa disposizione debba avere una portata più ampia. Ma il punto di riflessione è un altro, secondo me. Con questa osservazione poi concludo il mio intervento. Allora, perché c'è questa attenzione al contratto a termine, ma è la stessa attenzione che viene data alla somministrazione? Anzi, qui ritorno un attimo indietro su problemi interpretativi. Ho letto, ho sentito che qualcuno lamenta che la norma sarebbe insufficiente perché si rivolge al contratto a termine e non si rivolge al contratto di somministrazione. Mi sembra una critica infondata, perché quella norma si rivolge al contratto a termine perché il contratto cosiddetto commerciale di somministrazione ormai non è un contratto causale. Il problema della somministrazione è che l'agenzia che deve effettuare la somministrazione deve riassumere a termine con le stesse regole del contratto a termine diretto, e quindi ha difficoltà nella somministrazione proprio per questo. Quindi non mi sembra una critica fondata. La nuova norma opera per le agenzie di somministrazione come per i datori di lavoro privati. Ma vengo al punto col quale volevo concludere. Non ho niente, perché il cellulare ce l'ho, perché sto partendo, sì, una cosa di... Ma ho quasi finito. Allora, ho finito, anzi. No, volevo fare questo tipo di osservazione. Volevo dire questo. Allora, la finalità della disciplina di contenimento della reiterazione del contratto a termine, anche nella sua ultima evoluzione, quella del decreto dignità, è quella di consentire un'utilizzazione dei lavoratori a termine da parte dell'impresa per un certo periodo. Prima era molto più dilatato, 36 mesi e così via, adesso è molto più contenuto, perché diciamo sostanzialmente può avere una durata massima di 12 mesi, salvo le causali che si possono utilizzare. Ecco, questo che significa? Significa che alla fine del 12° mese, se non ho una causale, io quel contratto o lo trasformo a tempo indeterminato oppure devo cessare la collaborazione con quel lavoratore e stipulare un nuovo contratto a termine. Quindi è come se si dicesse al datore di lavoro: tu puoi utilizzare quel lavoratore, poi ti trovi dopo 12 mesi a un bivio, o lo assumi a tempo indeterminato oppure lo rilasci al mercato del lavoro. Allora, questi lavoratori che hanno avuto contratti a termine che venivano a scadere in questo periodo, quello che abbiamo vissuto da fine febbraio e stiamo vivendo adesso, questa opportunità di essere considerati dal datore di lavoro per una trasformazione a tempo indeterminato non ce l'hanno assolutamente, perché in questo momento le imprese vivono, come tutti noi, un'incertezza enorme. Pensare che in questo momento le imprese possano serenamente valutare se quel lavoratore che ha fatto bene per 12 mesi possa o meno essere assunto a tempo indeterminato è qualcosa di inimmaginabile. Quindi, se noi lasciamo che la norma funzioni in questo modo, noi priviamo quei lavoratori di quell'opportunità che hanno avuto i lavoratori che a termine che li hanno preceduto, che è quello di candidarsi per una trasformazione a tempo indeterminato. E questa osservazione ci porta a dire che in questo momento, e questa poi è l'osservazione veramente conclusiva, l'utilizzo del contratto a termine, l'utilizzo della somministrazione è fondamentale se noi vogliamo sostenere l'occupazione, che certamente non possiamo sostenere col blocco dei licenziamenti, perché sarebbe una operazione giuridicamente, socialmente impossibile da realizzare. Se vogliamo sostenere l'occupazione, non possiamo che sostenere l'occupazione temporanea, perché le imprese in questo momento non farebbero mai l'investimento di un lavoratore attraverso un contratto a tempo indeterminato. È troppa l'incertezza, e quindi quello che è necessario è andare ben oltre la norma che abbiamo nel decreto di rilancio, ma avere un periodo sufficientemente lungo che consenta alle imprese di assumere a termine, nella speranza poi che, superata la fase di difficoltà attuale, che non sarà una fase breve,
quei lavoratori che sono stati assunti a termine possano rimanere presso questa impresa. Se noi priviamo le imprese, dal 30 agosto dovremo ritornare alle causali, beh, le imprese non assumeranno a termine, tantomeno a tempo indeterminato, e quindi si troveranno in una situazione di difficoltà sul piano dell'occupazione, e questo aggraverà oltretutto i costi già ingentissimi di sostegno di questi lavoratori che perderanno l'occupazione. Grazie. Grazie Arturo. Ecco, pregherei chi non parla, se poi vuole intervenire lo può fare, però chi non parla, dico il relatore, di spegnere la telecamera. Vedo per esempio, mi permetto di richiamare l'avvocato Marco Corti che ha la telecamera accesa, dovrebbe spegnerla perché così il relatore ha tutta a disposizione tutto il video per poter rappresentare le sue idee. Allora, grazie Arturo, come si vede il nodo è sempre quello della, parliamo di flessibilità versus, versus rigidità, e poi parliamo però sempre di lavoro. Prego anche di spegnere i microfoni perché si sentono inserimenti di voci nel corso dell'esposizione. Mi scusi professor Mazzotta, in questo momento non la sentiamo. Riattivi il l'audio. Abbi pazienza, ora mi sento. Ora mi sta Salvini che ha sentito fotocamera, l'uomo disattivia, se la senti tu se riattivare. Ora ci sono, ma le... non avete sentito nulla del mio intervento? Vabbè, ora mi sentite? Qualcuno dica sì o no? Sì. No, abbiamo perso chiaro. Solo l'ultima parte. Va bene. Prima avevo detto a chi non parla di spegnere microfono e camera, dicevo il lavoro a termine è un po' il cuore di questa grande alternativa. Di nuovo prego di chiudere la telecamera a Alessandro Ventura. È il cuore del problema dell'alternativa fra rigidità e flessibilità. Il tutto innescato dal ben noto decreto dignità che ha tagliato duramente l'estensione del limite massimo del contratto a termine, pensando di fare un gran servizio all'occupazione, ma i cui esiti sappiamo che non sono stati esattamente quelli desiderati, almeno a detta degli stessi lavoratori che avrebbero sperato in un prolungamento. Allora, adesso ci sono quattro relatori comprensivi di Marina che deve fare le sue conclusioni. Abbiamo all'incirca un'ora, quindi si divide perfettamente per quattro, ciascuno ha un quarto d'ora. Do la parola a Luca Nogler che ci parlerà di ammortizzatori sociali nell'artigianato. Grazie Ronzo, spero che mi sentiate. Ti sentiamo ma non ti vediamo. Sì, infatti ho qualche problema con la telecamera, però l'importante è che mi sentiate. Facciamo un collegamento radio, vai. No, sì. Ora, non lo so, sta apparendo qualcun altro, ma non Luca Nogler. Allora, il mio tema, caro Ronzo, si collega forse più direttamente degli altri allo statuto dei lavoratori che tu hai richiamato nella tua introduzione, perché riguarda un ente, cioè l'ente di solidarietà bilaterale dell'artigianato, che nasce da un processo che è stato messo in moto all'inizio degli anni 90 di uscita, come noto, delle imprese artigiane dal sistema dello statuto dei lavoratori, in particolare dalle rappresentanze sindacali aziendali, sostituite da enti regionali ai quali le imprese contribuiscono ai fini del sostegno ad un'attività sindacale territoriale, e che poi questo sistema è via via cresciuto fino a diventare poi
con l'articolo 3 della legge numero 92 del 2013 un sistema radicato a livello nazionale con articolazioni in tutte le regioni italiane. È un tema che forse anche questo lo differenzia dagli altri, è oggetto già di un certo contenzioso, perché proprio di ieri il secondo decreto del Tribunale Amministrativo per il Lazio, in cui il TAR del Lazio ha concesso il provvedimento cautelare nella forma in cui, che in realtà non siamo abituati a vedere attivata, diciamo, con così tanta celerità, dei provvedimenti monocratici ex articolo 56. E questi provvedimenti accolgono sostanzialmente le istanze, in questo caso provenienti un po' da tutta l'Italia, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Lazio, dalla Campania, dalla Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, per cui vedete è coinvolto, diciamo, sia il sud Italia ma anche una parte del nord Italia, di imprese artigiane che normalmente non sono, fino adesso non erano iscritte all'ente nazionale e che chiedono l'erogazione dell'assegno ordinario previsto dall'ormai famoso articolo 19 inizialmente del decreto legge numero 18 del 2020 e poi dai successivi provvedimenti. Che cos'ha di particolare questo assegno ordinario? Ha di particolare, rispetto alla cassa integrazione ordinaria con la causale dell'emergenza Covid, il fatto che, benché anch'esso sia erogato con questa causale, viene erogato da un soggetto di natura privata, perché il nostro ente bilaterale nazionale è sicuramente un soggetto di diritto privato, un'associazione riconosciuta, tant'è che non dispone assolutamente di quelli che sono i poteri autoritativi della pubblica amministrazione, per esempio nel recupero della contribuzione previdenziale che eventualmente non sia stata corrisposta dalle imprese che sono iscritte al fondo stesso. E proprio perché è un soggetto di natura privata che non dispone di questi poteri autoritativi, nel regolamento del fondo viene previsto che l'erogazione degli assegni da parte del fondo stesso possa avvenire solo se è avvenuta la regolarizzazione pari a 125 euro annui per ogni lavoratore per 36 mesi ed è questo il requisito che sostanzialmente ha dato luogo al contenzioso di cui vi parlavo precedentemente, perché le imprese che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio sono imprese che si sono rifiutate sostanzialmente, una volta fatta la domanda per l'assegno ordinario, di iscriversi all'ente e soprattutto di versare questa contribuzione, che non è una contribuzione di importo altissimo, significa sostanzialmente che un'impresa con tre lavoratori dipendenti, per vedere erogato l'assegno ordinario a tutti e tre i dipendenti, deve versare una quota pari a 1.125 euro.
E tuttavia sono state numerose le domande di erogazione dell'assegno da parte di imprese che non erano iscritte al fondo e che poi hanno sostanzialmente rifiutato di pagare questa quota. Si tratta sostanzialmente di una parte, diciamo, della nostra economia che è di economia sommersa e che è riemersa in questa occasione in virtù dell'interesse comune dell'impresa e del lavoratore di vedere erogati degli assegni ai quali lo Stato contribuisce in maniera significativa, tant'è che in una prima tranche sono state versate all'ente nazionale 60 milioni di euro e che adesso l'ente partecipa alla distribuzione della seconda e molto più significativa tranche di finanziamenti. Il provvedimento del TAR del Lazio è un provvedimento di urgenza e quindi lascia totalmente impregiudicata ancora, e questo lo farà più avanti, ogni valutazione in materia di giurisdizione, che è il punto sul quale vorrei adesso soffermarmi, perché sarà il punto, diciamo così, clou di questo importante contenzioso. Personalmente, vi dico subito, tenderei ad escludere la giurisdizione del TAR del Lazio, perché parto dal presupposto che l'impresa o il lavoratore, cui bisogna distinguere, perché in alcune regioni l'assegno viene erogato direttamente al lavoratore, penso alle Marche oppure al Veneto, e in altre regioni invece viene erogato al datore di lavoro. Questo vi dà il senso di come questo sia effettivamente un sistema nazionale, però caratterizzato da una forte impronta, per così dire, federalista. Comunque sia, la posizione soggettiva che viene attivata nei confronti dell'ente è un diritto soggettivo, è un diritto soggettivo che confermato dagli interventi di emergenza e che però non ha quella caratteristica, diciamo, di innovazione rispetto al quadro esistente che prima Arturo Maresca, diciamo un po' more solito, vedeva invece realizzata rispetto ad altri profili del diritto dell'emergenza stessa. È un diritto soggettivo, voglio dire, con questo, a cui non corrisponde da parte dell'ente stesso un obbligo di erogare senz'altro l'assegno, nel senso che l'ente ha l'obbligo di erogare l'assegno nei soli limiti in cui ci sia una capienza finanziaria nel fondo. E questo è il limite, diciamo, della mutualizzazione per un settore diciamo di rilevanza economica limitata come quello dell'artigianato. Per cui io sarei senz'altro per la tesi, diciamo, della giurisdizione in capo al giudice ordinario e in particolare al giudice del lavoro, come in realtà è già stato
confermato anche in passato rispetto ad altre attività degli enti bilaterali dell'artigianato, sia a livello regionale che a livello nazionale. D'altra parte, devo anche dire, sarebbe contraddittorio se il sistema consentisse, diciamo, di attivare un soggetto privato assegnandogli una funzione così importante come quella di intervenire in questa emergenza senza prevedere i meccanismi che consentano alla struttura stessa, non dico di finanziarsi, ma di giustificare il finanziamento della propria struttura, perché, ripeto, stiamo parlando di un ente che è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, per cui normalmente non è oggetto, diciamo, del finanziamento pubblico. E tocco infine un secondo punto che mi porterà poi a concludere, che è sostanzialmente quello per cui, siccome l'erogazione dell'assegno per Covid si inserisce nel sistema esistente, ritengo che sia anche giustificato il fatto che la capienza finanziaria di cui disponeva il fondo stesso, e che ne è stata nel frattempo anche incrementato dalle imprese che normalmente contribuiscono al suo finanziamento, sia utilizzato solo nei confronti e a favore delle imprese e dei lavoratori che hanno effettivamente contribuito al fondo stesso. Questo naturalmente in un sistema in cui a un certo punto, quando i singoli enti bilaterali regionali avranno speso la loro quota di contribuzione, necessariamente interverrà dapprima il meccanismo, diciamo, di solidarietà nazionale, e poi il fatto che il fondo, comunque sia, essendo nazionale, preleverà il finanziamento dal conto di una regione per finanziare le imprese di un'altra regione. E questa è poi la grande altra novità che ci ha portato questa emergenza del Covid, e che senz'altro richiederà poi alle parti sociali una riflessione ulteriore, perché ovviamente le singole regioni erano partite da dati di partenza molto differenziate l'una dall'altra, in ragione del fatto che in alcune delle regioni, diciamo, di maggior respiro c'era stato un utilizzo della sospensione riferita, diciamo, anche a fenomeni tutt'altro che straordinari, ma programmabili nel corso del tempo. Mi fermo qui per rispettare il mandato di Ronzo, spero che si sia sentito, e vi saluto tutti. Grazie Luca per questo, come dire, questa radiocronaca da remoto, ma insomma abbiamo sentito la tua voce anche se non ti abbiamo visto di persona. Io vedo sullo schermo, scusa Marcello un attimo prima di darti la parola, vedo sullo schermo, metà schermo tutto nero, e poi c'è scritto che tale Liso è Franco, l'incriminato personaggio. Se sì, dovrebbe spegnere la telecamera per consentire di avere una visione completa sullo schermo del relatore. Allora, grazie a Luca che ci ha fatto una zoomata su un aspetto
solo relativamente, come dire, particolaristico, dal momento che ha evocato un welfare bilaterale importante anche in prospettiva di sviluppo e anche, come dire, messo il dito sulla piaga avendo riguardo alle prove di resistenza che questi sistemi, anche questi sistemi, stanno avendo passando attraverso le forche caudine della pandemia. Quindi lascio la parola a Marcello Pedrazzoli per le sue riflessioni a partire dalla Costituzione economica. Grazie Marcello. Grazie. Mi si sente? Perché io sono sempre preoccupato dagli aggeggi. Io ti sento benissimo, penso tutti. Invece è sparito il mio video invece? Io ti sento e ti vedo. Ah, allora, come mai è sparito? La tua immagine dovrebbe essere in un angolino a destra. Ah, perfetto, ah. Perfetto, grazie. No, io ringrazio innanzitutto Oronzo e la rivista perché dopo qualche anno, come si dice, che una persona non insegna più, così ha l'occasione di capire prima i meccanismi del webinar e poi anche di rendersi conto di questa utilissima e diffusa ricognizione esegetica, ma non è che voglio parlare come se fosse bassa questa ricognizione, di una crisi così profonda, violenta e drammatica, anche se mi sembra che per la quale, ad esempio, in passato è stata già usata la parola emergenza, come ricordava Arturo Maresca prima parlando di quel libro di fine anni 70, che per situazioni, un libro che chiama emergenza situazioni che ovviamente impallidiscono di fronte a quanto si è verificato in questa nostra occasione. A me pare che non tanto perché la continua invasiva interferenza del tutto inevitabile con i diritti fondamentali del cittadino, che specialmente le misure, diciamo, di fronteggiamento, di contenimento hanno comportato, e non è certo di questo che io intendo parlare, e il quadro costituzionale non si riferisce a ciò, però non vi è dubbio che interessa anche focalizzare o fissare l'importanza proeminente di Covid-19 sotto l'aspetto giuslavoristico, facendo un punto più fermo, non avendo in mente la fase 1, la fase 2, il fronteggiamento di fronte alla riemersione o di fronte al sostegno o di fronte alla possibilità ovviamente di rilanciare. Non è soltanto questo il discorso. Il discorso è che è dato dal fatto che l'emergenza di cui parliamo è costituita da un fatto che sarà per un tempo non ancora preventivabile, associato ad una crisi economica e sociale di proporzioni che non possiamo ancora immaginare né calcolare, anche su scala internazionale. Questo non è tanto per avere una base catastrofica da cui partire, ma è solo per avere un riferimento possibile per parlare della nostra questione e, se mi consentite, anche un pochettino più fermo della necessità di ogni momento delle minute e giuste interpretazioni e ricostruzioni che dobbiamo fare di tutto quanto il governo è stato costretto a varare in questi mesi incandescenti. Qualche giorno fa Carlo Cottarelli sulla Repubblica schizzava pochissimi elementi molto molto sintetici e molto, secondo me, appropriati sulle caratteristiche di questa crisi verso cui stiamo andando e non sappiamo per quanto dirà.
si chiama I naufraghi del lavoro, non so se per caso l'avete visto, più di 7 milioni di lavoratori italiani hanno chiesto la cassa integrazione, 20 milioni di disoccupati negli Stati Uniti, aiuti immediati, salvo la burocrazia italica, di sostegno del reddito per autonomi, temporanei, precari. La crisi economica va quindi ben oltre il contagio, il durante e il dopo, e la disoccupazione palese o nascosta che si annuncia, rendendo ancora più problematico il rientro dal lavoro, sarà micidiale, non si sa per quanto. Allora, con questo ragionamento, per ottenere anche una base su cui fondare delle nostre osservazioni, che invece penso che debbano essere che sono di tipo invece giuridico, si potrebbe sostanzialmente dire: questa crisi, che sarà di lungo periodo, che ci attende e non è certo una decrescita felice, comporterà uno sconvolgente impoverimento di milioni di persone, cittadini, immigrati, extracomunitari di ogni ceto, sfoltendo specialmente la vecchia middle class, per così dire, con un ulteriore allargamento delle disuguaglianze e in una aumentata penuria e in una perdita degli standard concreti, consueti. Si apre uno scenario drammatico e, senza farla lunga più che tanto, a che cosa è paragonabile lo scenario di cui sto dicendo? E qual è, a cosa corrisponde lo scenario descritto? Guardate, io guardandomi dietro alla storia non riesco a vedere altri scenari simili che nei due dopoguerra, o se volete, nelle due grandi guerre e il loro dopo, nelle crisi dei diversi paesi innescati dalle conseguenze della pace, le rivoluzioni tentate e fallite, in una situazione caotica di disagio sociale e anche di mosse, per così dire, pre-rivoluzionari, che vanno dal 14 al 22, che vanno dal 43 al 47, e che sono ovunque, meriterebbero di essere studiate, ma vi basterebbe però solo dire, hanno avuto ad esempio degli atteggiamenti completamente diversi in Italia e in Germania, perché la Germania, pur paese sconfitto, in entrambe le situazioni se ne è uscito anche con straordinari capovolgimenti o rivoluzioni. Magari Weimar non è durata molto, ma quello che Weimar è stato fatto dal punto di vista degli anticipi della legislazione del Novecento è, come sappiamo, straordinario, mentre sia nel primo dopo Grande Guerra che nel secondo dopo Grande Guerra l'Italia, pur avendo avuto tutta una serie di movimentazioni di particolare rilievo, non ha avuto il medesimo esito. Ma non è questo che interessa e voglio rimarcare come differenza rispetto al Covid. Quello che a me sembra invece che sia completamente diverso con queste crisi, che sono invece paragonabili, è che in quei contesti i progetti di cambiamento erano divisivi, sovraccarichi di ideologia, e supponevano che prima di affrontare il progetto bisognasse far fuori il nemico, e insomma incentivavano il disaccordo fino a far saltare, da noi in particolare, ogni possibilità di riuscita di progetti anche più grandi. Covid, la caratteristica di Covid-19 è invece di essere una situazione nemica di tutti, se mi volete far semplificare, per semplificare il discorso, e è a tutti nemica. Quindi tende, invece che a dividere, a includere, ad unire. Perché? Perché per combattere non occorre prima ammazzare un nemico. È una riforma, se si è di fronte ad una possibilità di riforma, ad un progetto di miglioramento, nella situazione pur preoccupante e terribile che sto dicendo, Covid dà l'idea di agevolare semmai un accordo,
sono più favorevoli le condizioni per riuscire a superare degli steccati anche molto molto enormi. Questo discorso, per cui vi è un'altra aria che sta attorno alla situazione di Covid-19, e mi viene suggerita da un fatto che io trovo molto molto emblematico. Avrete visto, forse, perché penso che quello sia diventato forse un fatto virale, un episodio in cui il capo dell'opposizione portoghese, Rui Rio, rivolgendosi al capo del governo portoghese, ha detto queste testuali parole: la minaccia che dobbiamo combattere esige unità, solidarietà e senso di responsabilità. Per me in questo momento il governo non è l'espressione di un partito avversario, ma la guida dell'intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor Primo Ministro, conti sul nostro aiuto, le auguriamo coraggio, nervi d'acciaio, buona fortuna, perché la sua fortuna è la nostra fortuna. Devo dire che io, leggendo queste parole, mi è venuto in mente un'immagine che nel passato dei miei studi avevo tolta, se non mi ricordo male, da Clegg, ma forse da Crossland, della democrazia industriale come opposizione che non può mai andare al governo. È soltanto per dire che quanto più la sensazione che mi è venuto da leggere queste parole è che siamo di fronte ad una sorta di concetto operativo significa che una situazione come quella del Covid determina il crearsi nelle situazioni vitali, per cui il conflitto fra contendenti cala di intensità, deve essere posto in secondo piano, deve anzi, occorrendo, scomparire, soppiantato da condivisioni e reciproci riconoscimenti. Allora, se è ragionevole immaginarci che la situazione verso cui stiamo andando, mi ripeto, al di là della necessarietà e assoluta importanza del riscontro esegetico di tutte le inimmaginabili soluzioni che si sono dovute dare alle decine di emergenze o di piccole emergenze a cui far fronte, a me sembra che al di là però di questo, di tutto questo che è micidiale e al di là di questo, il carattere così micidiale e impietoso della crisi che ci si presenta o che io sento che per alcuni anni ci accompagnerà, esige anche, se vogliamo, una osservazione ad un livello più alto, ma non per darmi importanza, ad un livello più generale e che sposta l'attenzione da tutte le sfaccettature di un'esigenza che in ogni momento si frantuma in rivoli irrisolvibili ad un'esigenza più complessiva che però è ancora più necessaria. Voglio dire, siamo forse, buttando lì quasi una battuta, ma sostanzialmente una provocazione, non è che finalmente anche nel diritto del lavoro può apparire che esiste un interesse comune e questo va ora brandito quasi come una risorsa, se ciò serve, se può alleviare le difficoltà di funzionamento normativo. Perché a questo punto il discorso che viene suggerito dal Covid è di nuovo e brutalmente di interessarci dei fondamenti costituzionali del diritto del lavoro, e cioè coinvolgere in attuazioni costituzionali, anzi coinvolgere la obliterazione di norme costituzionali. E questo significa
che la principale inattuazione che il Covid-19 mette a nudo in questo mio sogno o in questa mia provocazione è l'articolo 46 Costituzione. Voi direte, ma che cosa ti verrà in mente? Mi viene in mente una norma che la conoscete tutti, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto ai lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Questa norma è fondamentale perché sancisce sul piano costituzionale il rilievo nel diritto del lavoro di un interesse comune, di un interesse condiviso fra le controparti storiche, fra lavoro e capitale, fra lavoro e impresa. È l'embrione di quello che in altri ordinamenti ha determinato dei filoni complessivi che dalla idea presa di tipo politologico della Costituzionelle Fabrique porta ad una costituzione aziendale e alla determinazione dei diritti di Mitbestimmung all'interno dell'ordinamento aziendale. Quindi ha una proiezione molto molto lunga e ha la caratteristica di essere completamente negletta nella nostra interpretazione costituzionale. Cioè, se noi vogliamo nell'interpretazione giuslavoristica di ordine costituzionale, non perché non la citino, ma perché la citano con una noncuranza tale che non servirà mai a nessuno citarla e mai se ne farà niente. Sarà come una specie di spazzatura che esiste nel nostro armamentario costituzionale. Intendiamoci bene, non è che di questo ci siano spunti in particolare. Nella prima giornata io ne ho colti sostanzialmente due di spunti in questa direzione, uno fatto da Maria Teresa in relazione alla sicurezza e che faceva riferimento a quei protocolli perché concordati che possono essere inseriti in adempimento appunto anche degli obblighi di sicurezza e che oggi però Arturo ci ha raccontato essere molto cresciuta, che possa crescere di molta importanza, perché a quanto pare diventerebbe come una sorta, questi protocolli diventerebbero come una sorta di inveramento legittimante e ai sensi dell'articolo 2087. L'altro accenno che posso aver trovato è quello che Carlo Zoli ha fatto interrogandosi sul credito SACE che ha 12 condizioni e sulla garanzia SACE che ha 12 condizioni per essere stabilita a favore di finanziamenti di banche e istituzioni per creditizi alle imprese anche piccole e medie, alla lettera L si stabilisce anche la condizione per cui l'impresa che ha beneficio della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Frase detta in una maniera talmente maldestra, assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali, che probabilmente sarà la solita, pandemonio italiano, perché non è possibile dirla così male la questione, su cui Carlo fa delle osservazioni giuste e cita non a caso, giustamente cita, anche l'articolo 46 della Costituzione. Allora, qual è la cosa principale che io voglio mettere in luce di questa norma? Questa norma, che ripeto, non viene citata, quando contano viene citata, è chiaro che se c'è un luogo dove viene citata, dove bisogna citare le norme della Costituzione, dopo, accanto a quelle altre norme che penso che tutti dovremmo aver presente più o meno in questa cosa, in questo ragionamento, che sono gli articoli 2, 3, 4, 35, 39, 40, 41 e 46 della Costituzione, ma 46 non svolge mai nessun ruolo. In tutto il trattato di Galgano,
in particolare nel volume iniziale che si chiama La Costituzione Economica, l'articolo 46 è citato una volta per dire che, come dimostra una sentenza della Corte Costituzionale, meglio non parlare neanche di rotazione, perché significherebbe il compromesso, significherebbe una negatività. Invece tutto il diritto del lavoro non è fatto altro dall'idea che ciò che tiene in piedi le istituzioni è anche una comunione di interesse o è in parte un interesse comune, perché altrimenti non ci sarebbe neanche la base per l'ordinamento intersindacale. Giugni parla di Tarifgemeinschaft. Mancini, sul discorso della comunità d'impresa, della comunità del personale, e quindi sul concetto di collaborazione nel senso che possa esserci nel 2094 e nel senso che possa esserci nell'articolo 46, ha speso pagine illuminanti. Non parliamo di un altro grande, Mengoni, ha provato a visualizzare lo statuto dei lavoratori sotto l'egida di una partecipazione conflittuale per riuscire in qualche modo a dare una portata meno forsennata da una sorta di univocizzazione della presenza sindacale rispetto all'azienda, e quindi il superamento della cosiddetta neutralizzazione sindacale dell'impresa, come lo chiamava Mengoni, era passato dall'altra parte. Allora, non c'è dubbio che se noi consideriamo anche una norma, quella del 46, introduciamo nel diritto al lavoro una componente che in Italia è tendenzialmente sempre mancata, perché tranne questi apprezzamenti, e ve ne potrei fare altri, non so, mi ricordo Natoli nel suo libro del 1955 sui limiti costituzionali all'autonomia privata già interpretava il 41 secondo comma della Costituzione, cioè che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da ritardare la sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, dicendo la prima norma da cui tener conto è che è sancito il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell'impresa, perché quello viene a integrare questa norma. Io potrei ovviamente parlare molto a lungo dell'articolo 46, ma non è poi molto importante, tranne ancora una cosa che desidero dire. La cosa che maggiormente è stata negletta di questa norma è stata il carattere di riserva di legge che viene sancito per la legislazione che stabilisce questo diritto, e una riserva di legge anzi che secondo me dovrebbe essere definita come rinforzata, perché vi sono l'indicazione dei fini che l'elevazione economica e sociale del lavoro e delle modalità per cui questo diritto deve essere declinato, cioè deve essere in armonia con le esigenze della produzione. Se noi avessimo una impalcatura per cui accanto alla definizione di questo diritto vengono citate in modo caratteristico, cioè attraverso l'uso della riserva di legge, gli elementi che mi compongono questi fini e che mi compongono altresì queste modalità, noi avremo anche una guida che potrebbe finalmente essere, per così dire, utile alla contrattazione collettiva, che altrimenti per una sorta di ossessiva, io lo chiamo l'horror cislino per la legge, può immaginarsi soltanto che questa norma dell'articolo 46 possa essere esclusivamente appannaggio e utilizzata dalla contrattazione collettiva e dal contratto collettivo. Ma è evidente che un diritto così fondamentale, così strutturale, non può invece essere lasciato in mano a dei soggetti privati che me lo sconquassano da tutte le parti, non arrivando mai a concludere nulla. Deve avere una legislazione e da lì incominciamo ad andare avanti. Finisco perché alla fine, ripeto, tranne riprendere gli discorsi di Maria Teresa e di Zoli nel testo scritto, mentre adesso non posso consumare altro minuto, io vorrei soltanto aggiungere
una cosa molto, molto semplice, perché in questa direzione che vi sto dicendo ho notato che vi sono anche delle singolari prese di posizioni recentissime, lo stesso giorno del mezzo secolo dello Statuto dei Lavoratori. Voi sapete che tre illustri nostri studiosi e colleghi hanno presentato un manifesto per un diritto del lavoro sostenibile. Questo manifesto, alla pagina 24, parla del nuovo contratto di lavoro e lo espone la questione con queste parole: quale contratto di lavoro subordinato è il più consono all'era del diritto del lavoro sostenibile? Un contratto che si fermi, secondo l'approccio tradizionale, al dato della contrapposizione strutturale fra le parti, o uno che, pur senza ovviamente negare l'esistenza di interessi contrapposti, enfatizzi la presenza di rilevanti interessi comuni e spinga le parti di conseguenza a comportamenti cooperativi? Punto di domanda. Per parte nostra non abbiamo dubbi che la risposta migliore sia la seconda. E il concetto guida, aggiungono questi nostri esimi, perché per me hanno una grande considerazione per loro, colleghi, il concetto guida dovrebbe essere quello che il lavoratore subordinato collabora alla realizzazione degli scopi produttivi dell'impresa e alla gestione efficiente e competitiva della stessa, a fronte di retribuzione e sicurezza della persona, ma anche più ampiamente di un pieno riconoscimento del suo ruolo essenziale nell'attività di impresa e della conseguente valorizzazione delle sue competenze e capacità. Riconoscimento reciproco, quindi, nel senso premiante di Axel Honneth, e dell'impresa da parte del lavoratore e del lavoratore da parte dell'impresa. Non voglio andare avanti più che tanto, però mi è venuto in mente che udite udite, direbbe oggi il poeta, udite udite, e il poeta direbbe: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che intorno sono nate le viole. Le viole sono l'idea che nel diritto del lavoro esista anche l'interesse comune e farne un elemento strutturale della sua ricostruzione anche sul piano del diritto collettivo di lavoro. E va benissimo il riferimento, è la prima volta che vedo un riferimento a Honneth, il quale è un allievo di Habermas, però secondo me si capisce di più di Habermas e quindi è interessante forse andarselo a prendere, ma non è tanto su questo che io voglio concludere dicendo facendo anche un'esortazione. Noi siamo una piccola rivista, Oronzo, in crescita. Qui c'è il direttore anche di un'altra rivista che è anche più telata. Non è ora che un benefico cartello di giuslavoristi scalpitanti si metta alla prova ed esorti a questo cambiamento di paradigma? Grazie. Grazie Marcello, hai un po' sforato, ma insomma sono state interessanti le cose che hai detto. Vedo, ecco bene, ho visto che è stata azzerata la telecamera di un altro che era intervenuto. Dicevo, ma ovviamente hai aperto una prospettiva insomma assai complicata e hai formulato un auspicio per il quale ci vuole una rivoluzione culturale, una rivoluzione sul piano dei rapporti sociali, una rivoluzione anche sul piano dell'iniziativa politica. È una strada difficile, ma anche i viaggi più lunghi cominciano sempre con un passo. Questo dovrebbe cominciare già un secolo fa, capisci che siamo un po' in ritardo. Siamo parecchio in ritardo. Allora, considerando che abbiamo un pochino sforato con l'intervento di Marcello, direi che se utilizziamo il più classico e vieto quarto d'ora accademico possiamo dare grosso modo
ancora un quarto d'ora sia a Franco che per le conclusioni di Marina. Quindi lascio la parola a Franco, prego. Marcello, chiudi la telecamera. Ci siamo, Oronzo, mi senti? Mi sentite tutti? Ti sento perfettamente. Bene, grazie. Allora, buonasera, grazie a Oronzo Mazzotta, la rivista Labor, così come grazie all'Università di Udine, Marina Broll e gli altri colleghi dell'Università, colleghe e colleghi dell'Università di Udine, per l'invito a intervenire in questo dibattito. E, come ultimo, mi trovo stretto nei tempi, avendo alcuni dei redattori, soprattutto Marcello, che però è stato un piacere, come sempre, ascoltare, molto debordato dai tempi, e quindi mi trovo, come dire, a dover estremamente sintetizzare le cose che volevo dire su un tema, quello dei licenziamenti, che può essere affrontato in vari modi e che suscita, dal mio punto di vista, anche qui, insomma, prospettive di riflessione molto molto interessanti. Chiarisco subito che l'intervento del collega Carlo Zori, dell'amico Zori, alla precedente, diciamo, sessione di questi due convegni, mi consente innanzitutto di non parlare del tema di cui ha già parlato lui, ci siamo un po' coordinati su questo, e cioè quello del decreto liquidità, quindi del tema della gestione dei livelli occupazionali evocato dal decreto legge 23/2020 che anche Marcello poco fa ricordavo. Devo invece concentrare la mia attenzione sulla tematica dei licenziamenti, l'articolo 46 del decreto 18, che però secondo me, insomma, va visto, lo dico subito e sarò inevitabilmente un po' semplificante perché per ragioni di tempo devo farlo, e anche un po' provocatorio, se mi sarà consentito, spero, perdonandomi il fatto che queste provocazioni dovrò buttarle lì senza grande possibilità di argomentarle, quindi ovviamente con un rischio maggiore. Ma io credo che ci si debba soprattutto interrogare sul fatto, non tanto sui contenuti tecnici e sui diversi, in qualche caso numerosi, problemi interpretativi che sorgono dalla lettura dell'articolo 46 del decreto 18, cioè dalla disciplina della sospensione dei licenziamenti, ma soprattutto sull'inquadramento sistematico di questa disciplina. Inquadramento sistematico del quale mi occuperò tra poco, dalla cui visione derivano poi diverse possibili conseguenze, diverse possibili tesi. Io ne sosterrò alcune su questioni come la questione della legittimità costituzionale di questa norma, la questione, il problema, diciamo, delle tecniche interpretative con le quali possiamo accostarci a questa norma, e dico subito che il tema sostanzialmente, l'aveva già accennato anche Carlo nella sua relazione, il tema è se dobbiamo accostarci a questa norma con una logica di stretta interpretazione in quanto norma eccezionale, oppure, come io credo, come una norma che esprime un principio almeno del sottosistema emergenziale della disciplina Covid, chiamiamola così per comodità, che è in grado anche di darci qualche indicazione sulla soluzione di alcuni problemi e dubbi. Così come dall'inquadramento derivano le conseguenze sul piano sanzionatorio, e infine una domanda che io mi limiterò a porre, e cioè se questo pezzo del diritto della pandemia ci lascerà anche qualcosa per il dopo, che è la domanda che ci stiamo ponendo tutti su tanti fronti, e io vorrei provare a porla anche qua. Allora, innanzitutto consentitemi una veloce ricostruzione della normativa, ma soltanto una segnalazione, perché tra la prima e la seconda sessione di questi due convegni, seminari della rivista Labor, è intervenuto il decreto rilancio, il quale ha introdotto delle modifiche all'articolo 46, quindi l'articolo 46 è una norma che ha avuto una sua evoluzione in tre tappe: decreto legge 18, legge di conversione e poi decreto rilancio, con delle modifiche che pongono dei problemi anche di diritto intertemporale. Qual è oggi il contenuto dell'articolo 46? Per dirlo in rapide battute, sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dal 24 febbraio, preclusione delle procedure di licenziamento collettivo, delle nuove procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni, poi diventati 5 mesi,
divieto di recesso per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni, poi diventati 5 mesi, e da ultimo l'aggiunta con il decreto rilancio della sospensione delle procedure articolo 7 della legge 604, quindi gli articoli 18, diciamo il GMO in campo d'applicazione articolo 18 per 5 mesi, peraltro retroattivamente dal 17 marzo, infine l'introduzione di quella norma che già richiamava prima Arturo Maresca sulla possibilità di revoca dei licenziamenti per GMO intervenuti tra il 23 febbraio e il 17 marzo. Ora, abbiamo vissuto un piccolo dramma, nel senso che poi le cose vanno sempre ovviamente ridimensionate alla loro realtà effettiva, che io mi auguro piccola, ma non è escluso che possano arrivare sui tavoli dei giudici nei prossimi mesi qualche caso di licenziamento adottato alla scadenza dei 60 giorni previsti dal decreto 18 e prima che arrivasse il decreto rilancio. Infatti il ritardo nella pubblicazione del decreto rilancio ha creato un buco, nel senso che i 60 giorni scadevano, anche qui si poteva avere qualche dubbio sul giorno, ma insomma, secondo l'interpretazione prevalente, scadevano il 16 maggio, ultimo giorno di blocco, diciamo, dei licenziamenti. Dal 17 sembrava essere tornata la possibilità di licenziare, ma il 19 maggio è stata pubblicata la norma che dice che i 60 giorni diventavano 5 mesi, e dal 18 marzo, quindi qui potremmo avere, se qualche datore di lavoro ha licenziato, sempre che sia riuscito a comunicare il licenziamento in quei due giorni, il 17 e il 18 maggio, o forse anche il 19, a seconda siccome leggiamo l'entrata in vigore del decreto rilancio, potremmo avere un problema riguardo alla validità di quegli effetti che una norma intervenuta pubblicata successivamente dichiara nulli, non c'è un'espressa declaratoria di nullità, ma rende nulli secondo l'interpretazione prevalente, con un divieto che retroattivamente viene a coprire i 5 mesi dal 17 marzo fino a questo punto al 17 agosto del 2020, e solo dal 18 agosto 2020 tornerà, se non avremo ulteriori proroghe, la possibilità di un licenziamento. Questo problema è un problema che segnalo e lascio alla riflessione, passando direttamente a concentrarmi sul problema appunto dell'inquadramento della normativa. Io quello che qui mi sento di dire in poche battute, ho provato a sviluppare più ampiamente queste cose in uno scritto che sta per comparire sulla rivista italiana di diritto del lavoro, ma poi magari ci tornerò sullo scritto che ci ha invitato Ronzo a preparare per Labor, che secondo me non siamo di fronte a una misura eccezionale, isolata, in un'ottica di mera regola civilistica del rapporto di lavoro, di sospensione di un diritto di recesso che altrimenti è regola generale del contratto di lavoro, ma di una norma che si colloca in un sottosistema della disciplina emergenziale e che ha un'evidente connessione con tutta un'altra serie di strumenti, tra cui soprattutto la molteplicità degli interventi che questa disciplina ha provveduto a introdurre e arricchire nel tempo, sia pure in maniera disordinata, a volte con grossi errori, questo lo sappiamo tutti, a sostegno delle imprese, così come misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza sul sistema economico, sulle imprese, sulle lavoratrici, sui lavoratori, sulle famiglie, ma anche la finalità, diciamo, anticontagio della disciplina complessiva. La tutela della temporaneità dei rapporti di lavoro ha quindi una finalità, secondo me, anche di salvaguardia della stabilità del mercato, di salvaguardia del sistema economico, tra l'altro anche, se possiamo dire, di conservazione del capitale umano, così come, se vogliamo, delle dinamiche di consumo, della domanda interna, evitando un'esplosione potenzialmente possibile di licenziamenti, di cessazione del rapporto di lavoro. E anche lo scopo, mi sembra di poter dire, di salvaguardare la stabilità delle relazioni sociali, sia come ragione di ordine pubblico, sia come contributo anche su questo forum, su questo fronte, alle politiche anticontagio. È quindi una misura di politica del mercato del lavoro, non è solo un tema contrattuale, è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica, ed è una misura collegata ad esigenze di ordine pubblico. Questa disciplina
quindi, oltre alla dimensione del rapporto di lavoro, attinge a valori e alla dimensione, ai valori e alla dimensione giuridica della solidarietà. E qui mi colpisce, e credo debba interessarci, il dibattito che in questi mesi si è sorto in maniera estremamente vivace tra i civilisti. Io devo dire, ho l'impressione che noi lavoristi siamo chiamati, anche per la numerosità dei problemi che ci sono, e a parte ovviamente spunti molto interessanti, da ultimo quello che ci ha appena dato Marcello, che anche su questa disciplina evocava la possibilità di tornare a ragionare in termini nuovi del tema della collaborazione, della partecipazione, della democrazia industriale, però noi ci siamo un po' persi, insomma, nell'inseguire sia pure temi molto importanti, penso a quello della sicurezza, dell'obbligo di sicurezza e delle misure di sicurezza, a inseguire l'approccio classico, tecnico, esegetico, applicativo alla disciplina, laddove ho l'impressione che tra i civilisti la discussione attenga anche a una dimensione più ampia, che è sostanzialmente quello dell'interrogarsi su un diritto dei contratti e quindi su un diritto dei rapporti civili che inglobi anche il valore della solidarietà. Tra i diversi che mi è capitato di leggere, mi ha colpito per esempio un saggio di un privatista di Torino, Ferrante, che dice, che esordisce dicendo che l'emergenza in atto sembra rendere ogni domanda più scoperta, spogliare ogni problema dai suoi filtri e parlare direttamente allo spirito dell'interprete, arrivando a sostenere, un po' retoricamente ovviamente, che la pandemia è fonte. Che la pandemia è fonte perché attraverso la lente dell'interprete induce, omesso meglio, alla costruzione di norme che devono amalgamarsi col resto, ma non mancano per questo di innovare l'ordinamento. Ecco, mi sembra che sia in atto proprio una riflessione su come le regole dell'emergenza evochino i valori della solidarietà anche nell'ambito del diritto dei contratti. E qui potrei dire, dialogando da piccolo a grande con le cose che diceva poco fa Marcello, che da questo punto di vista io, senza nulla togliere ovviamente all'importanza, all'evocazione dei temi che poneva Marcello, più che di un interesse comune o di una finalità comune dei contraenti, mi sembrerebbe già un grande passo quello di tornare a ragionare anche con riguardo al contratto di lavoro di interessi delle parti, ovviamente diversi, distinti e spesso contrapposti, ma che da entrambe le parti assumono in maniera sempre più pregnante appunto i doveri di solidarietà, che poi si traducono negli strumenti che ben conosciamo, della buona fede oggettiva, della causa del contratto e via dicendo. Ora, il tema è se questo blocco dei licenziamenti, questo frammento della normativa complessiva di fronte alla quale siamo, rispetto alla non ci dica qualcosa di più rispetto appunto al contenuto effettivo della disciplina. Ora, detto questo, ovviamente non mi nascondo, perché è oggetto anche di una continua riflessione, interlocuzione, per esempio con amici consulenti del lavoro che stanno in trincea a gestire una fase difficilissima per tutti, non mi nascondo che la solidarietà ha dei costi, e questi costi a volte possono essere drammatici per tutti i soggetti e quindi possono essere drammatici anche per le imprese. Io credo che questa vicenda stia ancora una volta mettendo davanti ai nostri occhi, ma sono stati frequenti i casi negli ultimi anni, sta mettendo ancora davanti ai nostri occhi il problema delle piccole imprese e il problema di un diritto del lavoro che è costruito sulla media grande impresa, di un diritto dell'impresa costruito sulla media e grande impresa, si confronta poi con grandi difficoltà con le piccole imprese. Il problema peraltro già emerso nella crisi finanziaria degli scorsi 10 anni, ma è lo stesso problema che sta dietro, se vogliamo, tutta la tematica molto discussa in questi ultimi anni dell'esplosione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il fenomeno della contrattazione italiana. Il punto è che una parte importante delle imprese italiane non è strutturalmente idonea a reggere una crisi di questo genere
e a reggere la domanda, anzi l'obbligo di solidarietà, che in questo caso discende dall'articolo 46 col blocco per 5 mesi dei licenziamenti, rischia di non essere in grado di reggere questa domanda di solidarietà che l'ordinamento rivolge all'impresa. Il che ovviamente ci pone di fronte a una domanda la cui drammaticità non mi sfugge e alla quale è molto difficile di rispondere, e cioè la domanda se ci sono imprese che pur con l'aiuto degli ammortizzatori sociali non sono in grado di reggere i 5 mesi di blocco dei licenziamenti. Dobbiamo dire che è sbagliata la regola, magari che la regola è incostituzionale nel momento in cui può produrre conseguenze di questo genere, o che un ordinamento che richiede agli operatori economici di soddisfare certe soglie di solidarietà mette in conto la scomparsa di un certo numero di soggetti economici, contando ovviamente che quegli spazi possono essere coperti da soggetti più solidi e in grado di reggere quei livelli di solidarietà. Ripeto, ricordo ancora una volta che sono costretto a asserzioni un po' provocatorie che conto non vengano prese alla lettera. Allora, dicendo questo, vado rapidamente al tema della compatibilità costituzionale del blocco di licenziamenti con l'articolo 41, anche qui pochissime battute che mi inducono a superare il dubbio di legittimità costituzionale. Io credo che non sarebbe fondato un dubbio di legittimità costituzionale, non ci sono precedenti significativi, solo, almeno per quanto risulta a me, una sentenza del 1964 sul blocco dei licenziamenti per il personale delle imposte di consumo, il tema era il settore delle imposte di consumo, e la Corte lì aveva respinto la questione, che però non investiva direttamente la violazione dell'articolo 41, ma d'altronde il blocco è temporaneo e quindi la temporaneità della sospensione di per sé è un argomento, diciamo, a difesa della compatibilità costituzionale, anche se ovviamente 60 giorni e 5 mesi sono due cose diverse, quindi oggi va rivisto alla luce dei 5 mesi, anche perché c'è un tema che non può essere trascurato, e cioè che se i 60 giorni sostanzialmente coincidevano con il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali, così non è per i 5 mesi, perché anche ammettendo che un'impresa utilizzi interamente le settimane di ammortizzatori oggi disponibili, mancano comunque in questo periodo di 5 mesi, mancano comunque 6 settimane di copertura se i conti non sono errati. Questo però secondo me non è sufficiente per dire che allora c'è un problema di legittimità costituzionale, non solo perché ovviamente i 5 mesi si proiettano anche in una fase, nella fase 2, quindi in una fase in cui c'è un riavvio dell'attività delle imprese, ma anche perché la compresenza degli ammortizzatori sociali è uno degli elementi della disciplina, ma come dicevo prima c'è anche un tema di finalità di ordine pubblico che può giustificare anche un costo temporaneo non coperto parzialmente dallo Stato, senza dimenticare che poi nel caso di impossibilità assoluta a ricevere la prestazione potrebbero operare, torno alle cose che diceva Carlo Cester all'inizio, potrebbero operare anche strumenti di carattere diverso. E cosa ci lascia il diritto della pandemia per il dopo? Che cosa ci lascia il blocco dei licenziamenti per il dopo? Che cosa ci lascia una possibile, ripeto possibile, la propongo, è da argomentare meglio, non ho avuto tempo di farlo meglio, cosa ci lascia per il dopo? Bene, lo dico con una battuta, sarà possibile una volta finito il blocco dei licenziamenti, torneremo alla stessa lettura della disciplina dei licenziamenti che si è consolidata negli ultimi anni? Cioè, tanto per intenderci, sarà ancora possibile una lettura della disciplina dei licenziamenti per motivi economici e del rapporto di questa con l'articolo 41 della Costituzione come quella data dalla nota sentenza 25.201 del 2016 sul giustificato motivo oggettivo? Cioè una lettura tutta interna alla dimensione esegetica dell'articolo 3 della legge 604 del 1966, ma all'interno della quale, se non nei limiti tecnici di un obbligo di repêchage, sia pure fortemente rafforzato dalla giurisprudenza degli ultimi anni, sostanzialmente non include il tema
di un dovere di solidarietà, diciamo, del datore di lavoro rispetto all'aspettativa di stabilità del rapporto, poiché qualsiasi modifica organizzativa dell'impresa, purché effettiva, purché reale, e salvo l'obbligo di repesciaggio, è idonea, secondo questa lettura, a giustificare un licenziamento. Io penso e mi auguro che anche dopo la fine del blocco sia possibile continuare su questo ragionamento. Infine, perché vedo che non avrò tempo di affrontare i problemi più interpretativi più stretti che riguardavano soprattutto il campo di applicazione, due battute sulle altre conseguenze di un approccio come quello che ho, sia pure troppo sinteticamente, proposto. La prima, relativamente semplice, almeno dal mio punto di vista, è quella relativa al regime sanzionatorio. Il regime sanzionatorio del licenziamento adottato nonostante il divieto, a mio parere, è certamente quello della nullità, e ritengo anche, richiamando una discussione a molti nota, che si tratti di una nullità espressa, e quindi il regime è quello del comma 1 dell'articolo 18 oppure dell'articolo 2, se non sbaglio, del decreto 23/2015, cioè della reintegrazione per nullità del licenziamento, poiché siamo di fronte a una nullità espressa appunto per violazione del 1418 del codice civile e non a una cosiddetta nullità virtuale. Cosa che, se anche fosse, a mio parere, determinerebbe comunque un regime della nullità di diritto comune e non certo l'applicazione di regimi sanzionatori che sono basati sulla illegittimità per carenza dei requisiti di giustificazione, che in teoria potrebbero esserci per un licenziamento intimato in questo momento, ma che non può essere intimato per la sussistenza appunto di un divieto temporaneo. E poi c'è una seconda conseguenza, che è quella che riguarda l'accostamento interpretativo alla norma, e cioè appunto quella che già evocavo: è una norma eccezionale di stretta interpretazione o è una norma che esprime una ratio e delle finalità che possono consentire di risolvere alcuni problemi, soprattutto in relazione al campo di applicazione della disciplina, in base a questa ratio e a queste finalità? A mio parere la risposta è la seconda, e questo mi consente di dire, solo per indicare a titolo esemplificativo le questioni più immediate, che certamente sono inclusi nel divieto i licenziamenti anche per inidoneità sopravvenuta del lavoratore, che è quello che richiamava anche il collega Chester, mentre mi sembrava avesse un'idea diversa forse Arturo Maresca, ma per esempio mi consente di dire che l'articolo 46 non parla dei contratti a termine, perché l'articolo 46 parla di accesso del giustificato motivo oggettivo, che non è previsto per i contratti a termine, quindi non era necessario che parlasse dei contratti a termine, ma la ratio dell'articolo 46 credo ci debba portare a dire che è escluso, nel caso di contratti a termine, quella possibilità di recesso ante tempus ai sensi della normativa civilistica sull'impossibilità sopravvenuta, che invece la giurisprudenza ha messo insieme alla giusta causa come possibile causa di recesso ante tempus appunto dei contratti a termine. Poi c'è un'altra miriade, diciamo, di questioni interpretative applicative, ma rinuncio a trattarle per motivi di tempo. Grazie. Grazie molto Franco, mi rendo conto che hai dovuto stringere per ovvi motivi. Non replico, cioè non voglio dire, non faccio nessuna osservazione se non questa, che le sinergie e i rimandi fra diritto civile e diritto del lavoro si stanno amplificando e non si sa bene chi sia più avanti o più indietro, se l'uno o l'altro diritto. Allora, ringrazio chi ha atteso fino ad ora, vedo che ancora ci sono 105 persone collegate, se capisco bene, e ringrazio gli amici relatori, naturalmente aspetto i loro interventi. Io lascio la parola a Marina e mi escludo dal collegamento, vi ascolterò ovviamente e stacco sia microfono sia telecamera. Grazie a tutti, prego Marina per le conclusioni. Grazie al nostro direttore, ed è davvero un piacere essere qua assieme a festeggiare la classe A della nostra rivista. Festeggiarla inaugurando un nuovo ciclo di dialoghi, ed è con vero piacere che li ospitiamo qua a Udine.
A me spettano le conclusioni. Allora, ho visto che ci sono delle domande, ma segnalo che ne terremo conto nelle risposte perché ora non c'è il tempo per intervenire su singoli punti. Quindi ne terremo conto negli scritti che faremo per la rivista. Invece per le conclusioni io vorrei riagganciarmi alle belle conclusioni di Adalberto Perulli nella prima giornata e quindi sono d'accordissimo con lui. L'emergenza non è una contingenza e quindi cerchiamo di rintracciare quelle traiettorie che ci portano verso temi nuovi, andare oltre, cioè cerchiamo di individuare le piste che riusciamo a individuare oggi per il futuro. Nel farlo è ovvio che ci sono delle continuità, come sempre, delle continuità alle volte in avanti, alle volte all'indietro, come vedremo. Ci sono anche in qualche caso una formula che abbiamo imparato in questo periodo di epidemia, dei salti di specie, quindi delle discontinuità. Ma non c'è dubbio che il nostro punto zero, il tempo zero, è il già evocato Statuto dei diritti dei lavoratori. Quindi non è un caso che è stato menzionato in vari interventi, lo festeggiamo a modo nostro, cioè ragionando su come renderlo ancora più moderno, renderlo adattabile ai tempi nostri. E su questo tema, come già anticipato da Oronzo, si celebreranno le giornate AIGLAS, che sperando di poterle fare in presenza e non a distanza, le stiamo spostando avanti, per cui vi do un'anteprima. Dai primi di settembre le abbiamo spostate al 16 e 17 dicembre, sperando che sia l'occasione buona per poterci ritrovare a Lucca tutti assieme, ringraziando l'Università di Pisa che ci permette di organizzare queste giornate. Allora, parto da Adalberto e quindi continuo sul filone di Adalberto. Condivido la mappa che lui ci ha presentato nella prima giornata, mi permetto di fare delle riflessioni ulteriori, in particolare ragionando sullo sfondo. Siamo nel periodo della grande trasformazione, o meglio della grande accelerazione, in cui aumenta la complessità. Ma attenzione, è una complessità che ha due volti, ha un volto, diciamo, amico e un volto nemico. Per chi fosse interessato a curiose e intriganti letture su questo tema, rinvio ai volumi del nostro ex rettore Alberto De Toni, molto intriganti su questo punto. E ragionando su questo tema dell'accelerazione, della complessità, io direi che prima del Covid, se noi avessimo individuato l'elemento scatenante, il driver, qual era il principale fattore dell'accelerazione? Probabilmente avremmo detto la globalizzazione e probabilmente avremmo citato la rete logistica. Oggi invece per me non c'è dubbio. Oggi il principale fattore è l'innovazione digitale. Quindi è la rete digitale che diventa più importante anche della logistica e penso alla riduzione dei costi di trasporto permessi dal lavoro a distanza. Quindi l'innovazione è un elemento fondamentale per il lavoro. Io ho questa impressione, o anche speranza, che non sostituisca il lavoro umano, ma che lo affianchi, che lo accompagni, e quindi che dovremo imparare a condividerci. Ma non c'è dubbio che in questo affiancamento sempre più il lavoro diventerà immateriale. Preciso, non dappertutto. Se io penso alle indagini Istat sulle nostre imprese italiane, ritengo che solo un terzo delle nostre imprese potranno essere coinvolte nelle cose che dirò ora. Quindi solo un terzo possono essere coinvolte nella trasformazione verso un lavoro immateriale e quindi un lavoro che permette un'importante discontinuità, un salto di specie, permette di separare la obbligazione del lavoro, il risultato di lavoro rispetto all'esecuzione dell'attività. Quindi l'obbligazione rimane dentro l'azienda, mentre l'attività può essere a casa o si spera anche addirittura nei parchi o in spiaggia. Ecco, questo sicuramente avrà una prima ricaduta sullo statuto, rendendo obsoleta una norma di cui oggi non parliamo.
cito con particolare piacere Carlo Cester, che si è occupato a lungo di questa norma, l'articolo 35. Secondo me questo discorso mette in crisi i confini dell'articolo 35 dell'unità produttiva autonoma. Ma non è solo questo, mi riaggancio anche al discorso generale fatto da Arturo, cioè questo lavoro sempre più flessibile, anzi oggi potremmo parlare di una flessibilità esponenziale, che nel caso in cui il lavoro sia immateriale, questo lavoro perde diventa scardinato, non c'è più l'incardinamento sul luogo di lavoro, l'orario e la fabbrica. Quindi nel lavoro aumentano sempre più i non più nel luogo, non più nell'orario, non più nella fabbrica. Quindi diciamo che la grande distinzione tra fuori e dentro non è più tra fuori e dentro le mura della fabbrica, l'unità produttiva, il fuori e dentro rispetto alla rete, rispetto all'online, rispetto a un non luogo, rispetto a una relazione, a una connessione. E quindi ecco che emerge secondo me un nuovo aggettivo. Il lavoro diventa sempre più agile. Ora noi lo conosciamo, abbiamo in mente una cosa, però tenete presente che anche gli studi di organizzazione aziendale, anche le imprese guardano con interesse a questo aggettivo, all'agilità, a rendersi dinamiche, veloci e saper cogliere al balzo le occasioni. Noi lo conosciamo, il lavoro agile, lo sappiamo bene, come esperimento di massa, come esperimento forzato, obbligato. Non entro su questo istituto, mi permetto invece di rinviarvi a un saggio che ho appena consegnato a Lavoro nella giurisprudenza, un saggio che arriva alle conclusioni che quello che abbiamo fatto non era un lavoro agile, non era uno smart working, ma era un lavoro, un'agilità emergenziale, quindi un qualcosa di diverso. Però questo qualcosa di diverso segnala un altro passaggio epocale, il passaggio rispetto allo statuto, perché nel clima dello statuto i valori che noi condividevamo e per cui abbiamo fatto delle battaglie erano quelli di trattamenti il più possibile nel segno dell'eguaglianza, dello standard. Mentre oggi, a mio parere, il lavoro agile è una bandiera della tendenza verso la diversità, la differenza. E mi piace qui ricordare la sfida delle differenze che D'Antona, proprio qui a Udine, ha evocato nella sua famosa relazione e di cui quest'anno ricorrono gli 11 anni dal suo omicidio. Ecco, dicevo, il lavoro agile è una bandiera di questa differenza, basta pensare alle fonti. In una situazione normale la fonte principale è l'autonomia individuale, in questo momento è lo ius variandi del datore. Quello che volevo mettere in luce per il successivo ragionamento è che nella sfida delle differenze, nel cercare di coltivare, di prestare attenzione ai valori della differenza, non c'è dubbio, anche lì ci sono dei lati chiari e dei lati oscuri. Non c'è dubbio che è importante tener conto delle esigenze delle persone, pensiamo alla conciliazione, tutte le cose di cui ben sappiamo, tenerle conto addirittura nei cicli di vita, quindi con momenti diversi nella stessa vita della stessa persona. Ma c'è anche un lato oscuro. Non c'è dubbio che assecondare le differenze, se non lo si fa con le dovute cautele, può esporre il diritto al rischio delle diseguaglianze, delle discriminazioni rispetto ai soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro. Qui devo dire che io non ritengo, cioè, mentre nel lavoro agile sicuramente dietro c'è un'idea di partecipazione, ma probabilmente è un'idea molto diversa di quella dell'articolo 46. Probabilmente la solidarietà è diversa e probabilmente questa crisi è una crisi che lascerà sì legami di solidarietà, ma anche vincitori e vinti. E
tra quelli che rischiano una grave sconfitta, permettetemi di lanciare un grido di dolore, permettetemi di segnalare una traiettoria che riporta il tempo all'indietro. Sto pensando ai rischi di esclusione per le donne, ai rischi di esclusione per le lavoratrici, soprattutto per le lavoratrici madri di figli minori, specie di figli che frequentano le scuole dell'obbligo. Ora, noi sappiamo che nell'ultimo trentennio le donne, l'occupazione femminile, aveva fatto grandi passi avanti, lenta e costante crescita, sia in termini di partecipazione che occupazione nel mercato del lavoro. Crescita, va detto, senza rubare il posto agli uomini. Se guardate le classifiche Istat, i dati, le indagini Istat, sono evidenti in questo punto. Non solo, ma l'ultima crisi, quella del 2008, non aveva danneggiato più di tanto le donne. Ora invece c'è, secondo me, un pericoloso rischio di fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro. Rischio che non può essere tamponato come nella crisi precedente ricorrendo al part-time volontario e oggi forse al lavoro agile involontario, ma rischio che secondo me rischia di spingere le donne verso le dimissioni, verso la rinuncia al posto, con un segno negativo, indelebile sullo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese. Qual è il pericolo? Lasciamo perdere la fase 1. Fase 2. Fase 2, non c'è dubbio che i settori che arrancano di più nel riprendere la normalità in questa fase sono i settori a maggior presenza femminile, sono i settori del terziario. Quindi non c'è dubbio che il lavoro delle donne subirà in questi settori un duro contraccolpo. Ma non è questo che voglio denunciare. Quello che mi preoccupa di più, il vero problema, è ancora in parte invisibile. È invisibile perché è considerata una cosa estranea, diversa dal lavoro. Il problema che mi preoccupa è la chiusura delle scuole, il fatto che nessuno si preoccupi di immaginare un piano B per l'educazione dei nostri figli. La chiusura delle scuole affidata a una didattica a distanza. Diciamocelo. Una didattica a distanza con una rete inefficiente, con attrezzature e competenze informatiche scadenti, con spazi in molte situazioni inadeguati, quindi con difficoltà per i docenti, per gli studenti, per le famiglie, con una risposta politica di improvvisazione. Non si può pensare di risolvere il problema della scuola chiusa con il congedo Covid di 15 giorni, ora raddoppiati a 30 giorni col decreto rilancio. 30 giorni per 4 mesi di figli a casa, ma non è una risoluzione. Quindi, attenzione, il rischio è che l'educazione dei figli venga scaricata sulle spalle delle famiglie, in una situazione in cui le nonne sono confinate, quindi in prima battuta le madri. Le madri devono svolgere un ruolo di educatrici, di sorveglianti, di insegnanti, cioè di precettrici, che si assommano alle note diseguaglianze familiari. Non c'è dubbio, devono continuare i compiti di cura, tenendo presente che gli anziani difficilmente li metteremo in una casa di cura, tenendo presente che ci sono anche i disabili, non solo, ma tenendo presente anche che ci sono i lavori domestici. Quindi a me sembra che questa della scuola sia una scelta miope che ha fortissime ricadute sul mondo del lavoro, talmente forti che può costringere le famiglie e le donne a una scelta tragica, la scelta tra mantenere o perdere il proprio posto e giocare con l'educazione dei figli, perché il problema è questo, il problema è il costo che siamo disposti a pagare per sopportare il peso dell'ignoranza dei nostri figli, perché non tutti hanno una situazione economica e familiare tale da garantire che i figli rimangano al passo. E quindi stiamo giocando non solo con il ruolo delle donne, ma stiamo giocando con il futuro dei nostri figli. Pensiamo anche a loro. Grazie. Bene, mi pare che con queste parole si può considerare chiuso il seminario.
Risaluto nuovamente tutti e alla prossima occasione, speriamo di vederci di persona. Saluti a tutti.